Benvenuti a questa sessione di farming assolutamente improvvisata perché non era in programma, ma che mi ha fatto piacere tantissimo di poter iniziare. Allora, con noi stasera ci sono, come al solito, Alex, Buonasera. poi il caro Guglielmo che si è aggiunto la scorsa volta e con il quale abbiamo fatto faville con lo Shara l'ultima volta. E anche qui è presente. Vabbè. E poi con noi c'è Dennis stasera che si è aggiunto Buonasera. alla live di questa sera. Allora, come preannunciato nella storia che ho fatto prima e sui social, stasera continuiamo il farming dello Shara. E poi se la connessione regge non c'è confusione, andiamo nelle terre guida. Siamo d'accordo? Sei d'accordo, Alex? Direi di Ti sì. torna questa cosa? Allora, dimmi un attimo te, Alex, che puoi guardare se mi confermi che la live è partita, va tutto bene, perché... Controllo anch'io, casomai, Ok, dubbio ne ho. no, ok, perché l'applicazione di Twitch dal coso dal telefono fa schifo, quindi mi dà in ritardo. Ok. Ok. Sì, direi di sì, Sembra ormai. che di sì. E ci sono zero spettatori, adesso ce ne dovrebbe essere uno perché sono appena entrato. Ok. Allora, un secondo che mi ha detto uno degli admin di Square dove mettere l'ID della sessione. Allora, è sotto la Immagino sessione. Mostrante World PC. Sì, perché non l'avevo visto. Adesso lo cerco e glielo metto subito. Allora, vediamo. Monster Hunter World PC. Eccolo qua. Eccolo Il mio personaggio è morto. qua. Come? Che succede? Cioè, partiamo subito male. Partiamo subito male. Succedono cose. Sì, è vero. Cos'è che si faceva il morso? Ah, ok. Allora. Ok, dovrei aver completato tutto, quindi sono operativa. Bene. Alex, passa al lato oscuro. Sono operativa. Ho No, io. mancato palese. Cosa state facendo? Sto cercando di guardare Alex. Allora, la missione io ce l'avevo dello Intangibile. Shara, giusto? Ce l'avevo la missione dello Shara. Ah, forse ce l'ho anch'io la missione dello Shara, a sto giro. Allora. Io forse ce l'ho anch'io. Allora, vediamo. Io dovrei Ah, avercela. ce Dovrei... l'abbiamo tutti. No, è una buona cosa. Io non mi ricordo però. Se mi... No, me ne manca uno dei materiali che servono per la spada. Mi sembra di Ah, sì. mi sono riuscito a fare una sorta di modifica al set quello lì del coso. Sono riuscito a inserirci il corno da caccia con aumento attacco maxato. Corno da caccia Safi, Ah, paralisi, perché era ottimo. l'unico corno da caccia che c'avevo. Allora, sì, ce l'ho Io con la ancora. destra, io se facciamo un Safi. Che così. Sì, se facciamo lo Shara. Ce l'ho ancora la missione. Io La non credo missione. di averlo. L'hai finita? Cioè non la puoi più fare? Però No, la pare missione. tipo a caso ogni tanto. La missione appare a caso, ma fai conto che poi la missione appare. Quando appare, tu la puoi fare per tot missioni. Cioè, ti rimane per tot missioni, cioè ti rimane per 2-3 missioni. Vai, Perciò, se tu via. fai una missione, a me che ce lo mettiamo, che possiamo farla per altre 2 missioni, mi scala una e perciò possiamo farlo solo una volta con me, ad esempio. Perciò arrivato ad un certo punto ci ritroviamo senza Shara. Ho A capito. meno che non succede qualche miracolo. A meno che per sbaglio non ci sia l'evento app, ma Sì. non mi sembra che ci sia. Vi ho messo a Allora. tutti il buono gourmet se casomai vi interessa. Allora, Io mi intanto. prendo il mio solito Vabbè, salvaguardia. intanto la metto io visto che ce l'ho, così la finiamo. Vabbè. Alex, come ti sembra la mia roba con il corno? Adesso ci guardo. Ok. Ho fatto così su due piedi senza nemmeno pensarci. Praticamente ho ricalcato la roba di prima e ci ho messo i Ok, corni da prima caccia. di partire guardo un attimo se io posso farmi, perché la scorsa volta è stata tragica. È stata No. tragica nel senso che ho Dennis, non finito. devi più livellare. Sei livello 666.
Lo so, sono livello demoniaco. Chi è che ha livello 666? Dennis. Ma è bellissima sta cosa. Allora, aspetta, organizza. Ecco, ovviamente. Disinstallo adesso. Sì. Punti da livellare. Allora, vediamo un po'. Sì, queste ne ho abbastanza. Direi che dovrei avere tutto. L'unica cosa che mi manca sono le pillole della salute, ma perché ho le mandragore a coltivare che non cresceranno mai. Ma se volete posso passare qualcuno io che ne so pieno di pillole. No, vabbè, allora, per adesso ho già fatto. Se più avanti magari, perché okay. La situazione è veramente tragica. La scorsa volta ho usato la roba come se fosse proprio... Vabbè. Cioè, ma è bellissimo come ti gira intorno. Ma cos'è quell'arma? A forma di fiore. Ho messo la skin dell'arma del Vespoid. Queste dovrebbe essere tipo le ali del Vespoid. Ah. Ma comunque ho visto in live che ti è piaciuto tanto il Kisu. No, mi è piaciuto, ma no, è, cioè, perché è particolare. Non... È bellissimo. È particolare. Allora, vediamo se prima di partire. Come ho detto là in live, quel non drago messo... da... Maestro Core. Maestro Core dovevi metterci pure, però non sapevo dove infilarcelo, sinceramente. C'ho tutte le altre cose, c'ho tutte lì per... Vabbè, comunque, questo corno c'è anche la cosa quella lì che vi dura un mese, il canto che vi tiro addosso, come abilità proprio del corno. Ok, vabbè, sì, te devi semplicemente stare su una roba più spesso, ma... Proviamo allora, a vedere come siete? Funziona sto corno. Bene. Oddio. Allora devo solo dare il via io. Sì. Allora vai, avvia. Ah, io ho il potere. Io spero di non fare figure veramente pellegrine come ho detto l'altra volta. Allora, tra l'altro, Giulio, ho montato oggi pomeriggio il video della live di Sekiro dell'altro giorno, sembrava venuto peggio in live, in realtà... Allora... Beh, so bene. No, mi sembrava di fare più schifo in live. Allora... Cioè, ho fatto schifo. Vai, perché... baffa tutti! Ho fatto schifo, però... Okay. E... adesso bisogna mandarla a sbattere. Bisogna mandarla a sbattere. Di oggetto sbagliato. Vabbè, fa niente. Bam. Ma hai il set dell'altra volta? Quello che ci curava in continuazione oppure no? Sì, ma l'ho un po' migliorato. No, no, dimmelo solo così io sto più attenta alla mia vita. Oppure no? Sì, c'ho quello. Adesso vi aumento un po' la velocità di movimento a tutti. Fatelo venire di qua dove c'è la sporgenza. Così lo faccio sbattere. Se ci arriva. Se ci arriva, ok. Ci arriva secondo voi da lì? Sì. Uè, benissimo, siamo partiti benissimo. Io ho sbagliato, devo portarmi via i perforanti per farmi. Ah, ce l'ho già io. Vai, danno così. Io voglio imparare a usare le armi a distanza. Non perché mi stia scocciando la spada, ma perché sembrano interessanti. Sì, la balestra è parecchio divertente. Ma poi, cioè, allora, quella più esteticamente bella da vedere secondo me è il falcione insetto. Ma perché fai pro trick ma per aria? Un'arma a distanza. No, non è un'arma a distanza, parlavo di un'altra cosa. Non stavo dicendo l'arma di distanza. Cioè, allora, era un altro discorso collegato alle armi, ma non parlavo di armi a distanza. Ok, ho aumentato l'estensione di effetto melodia, ho aumentato un po' di tutto, perciò adesso attacco così, a caso. Attacco a caso. Ok. Se riesco a fargli qualcosa nella ma quando ha l'armatura così, perché l'altra volta non ne abbiamo discusso. I pezzi del corpo dello Shar si staccano chiaramente solo quando si è tolto sta roba qui di dosso. Sì, cioè finché non che cosa è successo? Ma quando ha fatto le randellate Ok, mi curavo a posto, dovesse essere full.
La cosa bella di questo set è che io usavo tipo 4 o 5 pozioni e ce le ho ancora tutte 10. Cosa, tipo il 75%? Sì, è il 75%. No, dicevo, si possono staccare i pezzi del corpo? Cos'è successo? Io mi sono attaccata alla coda e sono stata teletrasportata sulla testa. Succede spesso con certi mostri. Incredibilmente non mi ha beccato, non so come. Ah! Aiuto! No, non puoi morire! No, vabbè, per così poco posso anche usare una pozione. Non morirai! Ma io ho nessun altro di attacco, vabbè. È giallo, solo devo buttarlo sul muro di nuovo. Lo voglio buttare? Lo posso buttare? Aspetta. Vediamo. Non ci avevo fatto caso. No, ho fatto tutto il giro, aspetta. Fermo. L'ho paralizzato. Che cacchio. Oh, ha dato la botta lo stesso. Non so come abbia fatto, visto che era paralizzata, a muoversi. Vabbè, ma... Io non ho idea di dove sono, in mezzo allo shack. Sì, ma anche l'altra volta io sono finita incastrata sotto le ali e non riuscivo a muovermi. Ok. Direi che sì. Si spoglia? Appena sì, smette di frinciare. Penso che sia questione di poco. Ok, ecco. Allora vedo l'ultimo. Ma no, dicevo, ho cominciato la frase 12 volte e poi non l'ho finita. I pezzi, tipo la coda, eccetera, eccetera, li si possono staccare a sto mostro? No. La testa un po' si la testa, può staccare la placca fase. Sulla testa. Ma la coda non la si può staccare. Che è da lì che trovi il pezzo, quello, la piastra dello sciara per fare le armi. Oi, chi è che l'ha fatto cadere? Io. Bravi. Gli facciamo un po' poco danno da impatto. No. Io bisogna che venga dalla testa, però. Che stupido. Dalla sticky, il corno, io che tiro baccelli spinosi. Sì, appunto. No! Oddio, non so come ha fatto a evitarlo. Ma poi ogni tanto lo paralizzo pure con sta roba. Ah, quindi il fatto che si paralizzi così è per le tue armi? Dai. Non ci credo, ti ha shottato proprio fortissimo. Cosa avete farmato l'altro giorno? Me avevo già preso un altro colpo. Abbiamo fatto la terra guida. È vero che me l'hai pur detto. Sono io che ho Alzheimer. Il problema di quei razzi del cavolo è che tipo cerchi di allontanarti e ce n'è uno fuori dalla telecamera che ti prende. Sì, di solito ti rolli sempre no, non accadrà, non oggi. Non so cosa mi ricorda il raggio che fa lui. Sembra Rasengan. No, c'è un film. No. C'è un film in cui c'è tipo una specie di laser. Non è Star Wars. Non è la morte nera di Star Wars. Vabbè, che dire che lo sciare scivolato della morte nera è un po' diminutivo per... Aspetta, che cavolo. Apri gli occhietti. Ah, vai. Buono. Ecco, se in questo momento viene lanciato, piglia un po' di danno. Io penso che a breve caschi anche sta cosa, perché... Io messo in... Esatto. Benissimo. Alla faccia! Il cranio? Sì. Parte rotta. Non state troppo vicini a me perché sennò volate. Il primo step. Insomma, quello che capita sempre a me. Volare per colpa dell'effetto delle armi degli altri. Vabbè, che c'ha? Di Gallans. Attenzione. Va sotto. No.
Ok. No, no. Io ho dei traumi dalla, derivanti dalla live della scorsa volta, quindi... Non male. Io spero che sono in range per curarvi. Ok, sì, sono in range. Ho aperto gli occhi. Dio, che ansia. C'è proprio la pupilla che è girata. Ah, no, 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 so a terra, non posso curare, probabilmente sono morto. Vabbè, uso una mega pozione. Io potrei anche usare il coso, perché non lo uso, bengala? Santo cielo. Ok. No, 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 esci dalla sabbia, cretina. Anch'io ero rimasto bloccato fortissimo nel sabbione. Insomma, io ho l'arma. Ho l'arma completamente sfilata, aspetta. Sfilata? È il filo dell'arma. Sicuramente con me sto cosa in questo momento. No, ti vuole tanto bene lo sciarino? Sì. C'è un momento allora di affetto. Cioè, effetto represso. E perché Alex ho dovuto cotarla due volte l'arma per farla tornare bianca? In realtà dovrebbe bastare una volta. No, ti giuro, l'ho fatto una volta e non è bastato. No! Cristo. Ah, perché c'è la live così bassa che... Ah, oh, forse per quello. Cioè, le coti non riempiono tutta la barra. Ho capito, capito. Comunque te devi sempre cercare di tenerla bianca. Ma non ci ho guardato, perché non ci ho fatto caso. Stato protettivo. Quindi appena vedi che caso ti finisce e ti scende a blu, affili subito. Hanno curato, perfetto. Tanto tu affili velocemente. Annullo un po' la respinta così non prendiamo botte. Arriva. Ma... no, niente. Perché non l'hai cotata? Ah, grazie Iago per la precisazione, che non mi era mai capitato, perché di solito la coto subito quando vedo che... Oddio, aspetta. No, 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 aiuto! Aiuto! Vabbè, vi ho aumentato l'attacco per quando ritorna normale. Se non, non farò... Tutti. Beh, cioè, scusa. Oh, così vedo bene... Così vedo bene questo attacco che la scorsa volta non l'ho visto, perché stavo nella sabbia e stavo crepando. È infamissimo quando lui ti fa questa cosa e col fatto che tu non vedi niente ti prende e ti inizia a tirare il raggio energetico. Proprio da infame. Allora, sai. Per quello che bisogna cercare di andare vicino. Ovviamente, no. Mi ero dimenticato di strato protettivo. Io a breve mi cercavo di fare una corsetta in base a refullare i colpi, perché... Ma scusa che ho dovuto usarli anche prima. Sono finita incastrata dentro il suo corpo. Cioè, dal punto di vista biologico questa cosa è molto interessante, però vorrei uscire. Ecco, grazie. Ma di solito ti dico, lo faccio subito, Iago, di solito. Quando vedo che diventa tipo... sta per finire la barra blu, lo faccio subito. Dai. Oddio! Io faccio... un refull, un attimo in base a... bravi! Non arriva neanche. Vabbè. Quindi non lo sapevo, non lo sapevo che devi cotarla più volte dopo. La testa. Non gli abbiamo rotto la testa? Non solo una volta. Ah, cacchio. Quindi romperà due volte per droppare l'oggetto a scalcare. Per katana consiglio l'utilizzo di tre pezzi del teostra, così la cota è immortale. Ah, guarda, cioè io in questo momento non ho un set che è ottimizzato, quindi ci posso, Iago, cioè, si può criticare. Se a non fare dei fashion set avrei già fatto. Beh, io ho il set dello Dogaro solo perché mi piace, lo so benissimo che ottimo. Io all'inizio di World, quando facevo World, io sono andato con il set dello Dogaron, low rank, mi sono finito tutto World con quello. Ho bestemmiato da pazzi perché mi piaceva, non avevo voglia di metterlo high rank. E sono andato così, a dritto, a fare tutto. E mi ricordo che lo Xenogiva io l'ho battuto a tipo 50 minuti, 40 minuti a ammazzare lo Xeno. Non mi ricordo adesso di preciso quanto è. Infinito. No, per riuscire ad ammazzare lo Xeno ti danno come tempo massimo tipo 40-50 minuti, non mi ricordo adesso. Io l'avevo fatto in tipo che mancavano 20 secondi, o 10 o 20 secondi. Madonna. Sì, quello... ed ero con le duals dello Zora.
Si gioca per divertirsi, lo speedrun le faccio fare. No, anzi, assolutamente. Io non sono. A me piace molto questa armatura. Quando si Però. hanno le erede non avrai più scuse. Infatti, non avrò più scusa. Quando farò. Arriva dal nostro caro amico Safi, poi ci dà tutto divertimento. Io c'ho un amico che ha appena. Non vi Safi, ti sento più. Non rimettono culo. vi sento più, è un problema mio? Oh Senti? no. No, Ci senti? ok, Io sento adesso tutto. sì, mi sa che è un problema mio allora. Sì, anche perché ti ho visto cacciare una laggata della Madonna in game. Ah, No, mi sa ok. che anche lo stream mi sa che ha laggato. Però non mi ha detto niente su stream. Cioè, sì, Brava, brava, ha bravissima. laggato, però così. Vabbè, Che succede? per il momento non No, ho messo il succede. buono gourmet. Per il momento non Dammi c'è. una Farei teta. un PG femmina. Farei un PG femmina per copiare la skin di chi? Di chi dei due che sono qui? Dei tre? No, aspetta. No, tu Pietra è cool. una bellissima femmina. Come dei Sì. tre? No, E io aspetta, sono bisfrattato. no, è che tu. Scusa, No, vado. aspetta, tu hai il PG uomo, è vero, è vero. No, no, scusate, mi stavo incasinando. È che sto guardando Streamlabs per vedere che vada tutto bene. E nel contempo voi mi frullate davanti mentre sto prendendo la missione. Non Salviamo, capisco niente. ragazzi. Vai, 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 vai. No, no, che non capisco più un cacchio dopo. Allora. Comunque, Denno ha un PG di sesso ambiguo, giusto? Sì. Ma Ci abbiamo scusate. maschio, due femmine, un maschio e Il con mio sesso ambiguo. Noi non Trattava siamo per quel il genere di pure. persone. Non siamo quel genere di. Ah, bene. No, sono contenta che apprezzi il mio personaggio. L'unica cosa che mi dispiace è che con questa armatura non si veda il vero colore dei capelli, che è rosso. Però vabbè, pazienza. Marrone. Non è marrone, l'ho fatto rosso, Cristo. Adesso sono rossi. Cioè, adesso basta. Cioè. Sì, perché all'inizio del live era di una sfumatura leggermente castana. Andiamo di Allora. nuovo. Sì, Io metto la vedo se ce missione. l'ho disponibile io. Ma io ce l'ho ancora da fare. Ce l'hai? Credo, aspetta. Beh, nel dubbio vedo se ce l'ho anch'io per No, ce l'ho, capire. ce l'ho, ce l'ho. No. Grado maestro dovrebbe essere in facoltative, Io ce l'ho. giusto? Il mio nick PlayStation è Iago Velati. Faccio parte del clan The Darkness. Ah, purtroppo noi siamo su PC. Peccato. No, noi siamo delle brutte persone PC Master Race. No, ma che No. discorsi. No, vabbè, ovviamente si fa per scherzare. Allora. Ma io credo che sia un meme quello PC Master Race e tutta la guerra che c'è tra consolari, eccetera, che Io non non me mi la riesco a esprimo. immaginare come cosa seria. Io non mi esprimo perché insomma, queste No, cose ma secondo me non hanno motivo di io non esistere. farò torto a nessuno, Ma ho fatto 400 ore su World su PlayStation per poi ricominciarlo da zero su PC. No, ma no, secondo me sono delle cose che vengono fatte solo per i meme, perché una guerra fatta tra PlayStation, Xbox e cose varie, o prima di aprire l'internet con gente che aveva l'Xbox, eccetera, mai sentita sta roba? La cosa bella di questa armatura, cioè lo dico così tanto per, è che ti fa un bel culo al personaggio. Piccolo commento estemporaneo. Ok, va Secondo bene. me non c'è un'altra giustificazione del perché gli uomini si facciano il PG femmina, solo per vedere tipo le forme, basta. E io ci sono rimasto male perché ho detto. Vabbè, adesso riuscivo a fare qualcosa di. No, fa per quello personaggio. Ah, No, no, è bella come ok. armatura, però sì, c'è bisogno di mettere. Io me ne sbatto delle console war, sono l'unico monello ad avere PS4 tra i miei amici. Ah, guarda, io ho la 360, la PS4 e il computer, quindi per me. No, Io ad esempio io. c'ho. No. No, prego, Ok. prego, dite, dite. Vabbè. Ed esempio c'ho PlayStation 2, l'unica PlayStation che mi manca è PlayStation 1, tutte le altre PlayStation ce l'ho. Aspetta un attimo, perché sei uscito Alex dalla sessione? Però sta in Sono uscito missione, dalla sessione. sta in missione e non è in sessione. Eh no, Come, t'ho what the visto, sta fuck? per unirsi alla sessione. Vabbè. Sì, appunto. Allora, in ogni caso ho visto un Aqua Shot volante, posso vedere la build? Chi è di voi che ha l'Aqua Shot volante? Io. Dennis. Quindi Dennis, credo che tu debba mostrare la build, non so bene come.
Devi fare. Fai start, elenco giocatori. Ah, ok. Allora, start. Esamina equipaggiamento. Elenco giocatori. Ah, me la spulcio anch'io, così giusto per. Allora, anche aspetta. Come si fa a vedere? E clicchi sul mio personaggio e ti viene fuori scritto. Esamina equipaggiamento. Ok, è questa. Vabbè, da istigatore artiglieria, ok, ho capito quale build c'hai. No, vabbè, ma stavo scherzando, Iago, cioè era una battuta, perché la maggior parte dei miei amici uomini che conosco hanno il personaggio femmine. 4. E poi ci sono io, che sono l'eccezione che conferma la regola. No, ma cioè, io in tipo Dark Souls Bloodborne, anche nell'online, avevo il personaggio maschio con il nome chiaramente da maschio. E tutti quanti pensavano, tipo, quando mi chiedevano come ti faccio perché mi faccio impazzire. E no, tutti quanti, quando tipo facevamo le sfide, perché ci sono pure tipo duelli, pseudo duelli, dicevano, tipo, mi parlavano come se fossi un uomo, ma io dicevo actually per adesso no. Per ora no, poi not yet. Not yet. Ma io ho mangiato adesso. Sì, ho mangiato. Non prendiamo. Sapete quale sarà il mio prossimo acquisto? Se la trovo, la borraccia che ha Nifelin. Che è bellissima. Ma okay, io vi consiglio, se passate casomai per Giappone, eccetera, di andare nel ristorante di Monster Hunter. Allora, dove fanno tutta la roba di Monster Hunter. A questo proposito, voglio dire una cosa. No. Se e quando mai io andrò in Giappone, bisognerà che abbia un budget abbastanza elevato, perché altrimenti torno con le pezze al culo. Cioè, non torno a casa, perché non ho abbastanza soldi. Tornare poveri. No, veramente. Devo procurarmi un container per portare a casa. Sì, no, infatti io l'ho detto, io quando ci andrò mi compro due valigie nuove, oppure mi spedisco la roba a casa, perché lo so che mi comprerò un sacco di roba. Lo so, ne sono consapevole. Aia, ma come cazzo io non ho fatto con il set full cure, però vi posso dare ugualmente una mano, un minimo. No, vabbè, ma dovrei riuscire. Ma andiamola a sbattere! Io potrei aver appena fatto una boiata. E sai quante cavolate che faccio io. Ma c'è una mod per mutare l'assistente, per non farle mettere dei suoni? Sì. Ci sono delle mod anche parecchio politiche. Ce ne sono tante di mod sull'assistente. La no, maggioranza no, è non per vogliamo quelle, non vogliamo quelle poco pulite. No. Ci sono alcune mod che rendono l'assistente molto più normale. Cioè, tipo una mod che rendeva tipo. Gli dava tipo un look arctic all'assistente. No? Era molto figa come mod. Tutta animata bene, fatta dagli stessi che hanno fatto la mod che mette le orecchie da gatto o volpe alla roba della culve. Dicevo, chi è che mi stava sparando indietro? Guri, ma non ti si vede? Hai le doppie lame? Sì. Madonna, ragazzi, l'abbiamo asfaltato. Povero cucciolino. Io direi che appena torna alla normalità lo facciamo sbattere di nuovo, senza che io deceda qui. Però sono tornato da voi. No, come l'altra sera che mi sbagliavo a craftare gli oggetti e addossavo la colpa al fato. No, non so cosa è successo l'altra volta. Sembravo spastica con. Ciao Coril, buonasera. Oddio, io ho letto la chat ed è stata una tragedia. Beh, se ti consolo io ho dimenticato i miei proiettili da craftare. Posso? Quindi... No, perché cosa è successo? Dovevo prendere la cosa, come si chiama? Le pillole della salute. Cioè, ero convinta di averle fatte nell'inventario, di essermele prese, e alla fine non ce le avevo. E allora dopo mi sono arrabbiata, cioè perché sono morta, e dicevo, ma come? Io le avevo! Le avevo fatte! Erano qui! Erano proprio qui! Cosa sono queste illazioni che non ce le avevo? Tutte le volte che dico proprio qui mi viene in mente... Avete presente Farah di coso? Come si chiama? Di Overwatch? No, ma che... Di cosa? Come si chiama? Prince of Persia.
C'è un punto del gioco in cui la devi cercare, lei ti dice sono proprio qui. Che in realtà non è proprio qui perché non la vedi. Vai. Perfetto. Mi stavo, okay, stavo vabbè, provando a fare supposizioni su quali minerali potessero esserci in mezzo lì alla roccia dello Shar. Anche... No, ma questo è il mio problema, Iago, che io mi metto a leggere la chat e poi fan giro la missione. Infatti, secondo me, quando io mi approccerò alla Lateron, mi odieranno tutti, tutti quelli che giocheranno con me, perché faranno idiota, scema. Cosa fai? Perché mi metterò lì a fare delle dissertazioni sulla Lateron? Guardate le corna, guardate. E in realtà... No. Mi hai preso di strisce. Ok. Ti sta bene. Ho riempito la testa di baccelli spinosi. Visto tirando fuori ma io cosa sto facendo? Ho dimenticato sia la sfera del ritorno che i colpi da portare, quindi non posso andare a fare. È un'ottima scelta. Sì. Ho caricato il fuoco giusto. C'hai ragione, Shara, c'hai ragione. Adesso mi levo dalle scatole. Lo Shara quanto è coccoloso, lo Shara. Tutti vorremmo avercene uno e accarezzarlo. Apri gli occhietti, apri gli occhietti. No, no, no. Sapete che io l'altro giorno poi ho fatto un incubo con gli occhi dello Shara che comparivano così. È una madonna. Sì, io faccio degli incubi particolari. Lo possiamo lanciare se ci avete qualche io proiettile. Sì. Se lo lanciamo verso le zone quelle... Magari non adesso. Apposite... Sì, ma ditemi dove lo devo lanciare, però che io non le... Non... Qua, dove sono io. Qua, aspetta. Praticamente dove sono io. Dove? Qua? Ok. Qui. Sì, ma non... Io stavo guardando dove eri tu. Ok. E vabbè, adesso ti curo un po'. Vieni, Shara. Misfatto. Vieni qua, Shara. Chi c'ha le munizioni... Loro continuano a star là, quindi. Dai, venghino, venghino. Venghino, non c'è Jeski. Vabbè, altrimenti. Ma dove lo mandi? No, Alex, ma perché? Ma non è, non so se è il muro giusto per fargli più. No, Alex, bonus. Ma hai fatto perdere la mossa. Cioè, ho fatto sprecare la mossa. Sì. Vedi che ci sono le zone con tra virgolette le trappole eccetera, se ci vanno a schiacciarsi conto fa danno bonus. Sì, ma adesso dobbiamo stare a aspettare. Yeah. Dai, che avevo schivato, quanto dovrò farlo giù. Cosa stai facendo? C'ho delle polveri vitali, sì. Cure per tutti. No. Basta, ho finito le cure. Massimo che posso fare è questo. Ma quindi la testina? No, sono stordito. No. Guarda come ho vita. Hai aperto gli occhietti. Grazie. Cioè, guardate com'è bello. È nato. Ma Alex, l'altra volta te non sei riuscito a rompergli le zampe? Sì, perché te capo le zampe. È quello che sto facendo io. Non a vuoto, magari. No. Ecco, adesso mi spiegate perché? Perché? Io se ero sotto il suo culo, letteralmente. C'è la roccia sotto il suo culo, non c'è la sabbia. Dio mio. Testa rotta. Sì, ma una sola volta? Per ora. Sì. No! Che brutta faccia che c'hai, raga. Ok. Io se so. Aver fatto un errore. Se so counterare. Allora, ne vedrete di pochi di counter fatti da me. Mi dispiace. No. Ho cambiato idea. E forse non passiamo per di lì. Ne so fare pochi. Devo imparare bene il tempismo del mostro per farli. Altrimenti mi vengono così. So che... Ok. Ehi, ci hai provato, ma io ero già vicino al muro. E non è un dubbio coso. Ci hai provato. Ah, giusto, anch'io magari. Ma io ho ancora 30 perforanti e poi devo andare di normali 1. Adesso mi fa esplodere. Mamma mia. Che tecnica è, scusa? Lo Shara usa la tecnica? Noi...
No, no, sono io che non ho più colpi nella balestra perché mi sono messo tipo di caricare. No, bastardo. Basta, non sei un acceleratore di particelle, basta. Che purtroppo non ho dei... non ho il lancio lontano neanch'io, altrimenti... Ah, tranquillo, dai, combiniamo. Cosa stai facendo, figliolo? È il linguaggio adesso, in codice questa dei testina, palestrari. Questa testina la dobbiamo rompere. Cosa? Perché non si rompe? Ecco, io lo so che adesso muoio. No! No! Tiro una curetta in giro. Oh no! Non so come sia stato possibile, ma sono sopravvissuta. È stato un onore conoscervi. Vabbè, dai, scusa, non è la prima volta che muore qualcuno. L'uomo dei perforanti ha preveggenza balistica, credo che si dica così. Aia. Aia. Dai, mi sono stunnato e sono sotto di lui. Anch'io sono stunnato. Ma siete in due stunnati. Sì. Siete in due stunnati. Sveglia. Sveglia. Vai. Attaccati. Ma porca miseria. Ah, questa non la sapevo. Non la sapevo. Scorre. Questa tecnica. Occhio. Mi spiegate perché? Vabbè. Vabbè. No! Mi ha fatto corre, il pelo! Sabbia. Mi ha fatto il pelo! Mi ha tagliato i capelli! Era la sua bava quella? No, no, Dio santo, grazie. Grazie a chi ha, grazie a chi ha sferrato l'ultimo colpo. Io mi sono attaccato sulle zampe e l'ho ammazzato, mi sa. Però la testa non siamo riusciti a romperla. No, no, adesso no, perché dovremmo avere qualcosa che permette di fare. Bisogna che siamo più bravi. Andare praticamente tutti sulla testa. Bisogna perché che mi comporti meglio. Rompla due volte a tipo l'80% di vita del mostro. Quindi vuol dire che devi fare tipo praticamente danni solo lì, mi pare. Bisogna che mi comporti meglio. Io invece di stare dalle zampe. Oh. Sì, ma sono io che ogni tanto mi sposto. Gli sticchi riesci a spaccagli alla testa, che sono. Bene, nessuno ha sentito, sono salvo. Perché? Adesso bullizzo un po' di gente. No! Cosa state facendo? Bullizzazione! Ma io stavo scalcando! Che doppie sono quelle? Ah, quelle del Safi? No, volevo ballare. Sì. Ma c'hai messo la skin? Di quale? Sì, ci ho messo la skin. Skin del Velcana. Ah, del Velcana, sono quelle. Sono strabelle. Cioè, che bello. Cioè, adesso vorrei sottoporre l'attenzione di chi sta guardando questa killcam. Vabbè. Vabbè. Nella mia killcam ci sono praticamente, c'è il mio personaggio che si sta evolvendo, sta andando in un livello superiore dell'esistenza. Gioiello attacco questo fuoco. Questo è da crinare. Scrivete la password, c'è cioè il mio personaggio Super Saiyan. No, allora, questa la screeno solamente per, come si dice, per dovere di cronaca, per far vedere che anch'io mi so buttare. Ma nel senso che mi ha fatto cadere il mostro, non che mi sono buttata io. Io allora, sono lo spaccamostri. Allora, io mi sa che l'ho finita la missione. Io non ce l'ho. Perciò, se qualcun altro ce l'ha, bene, se no, go to the teleguida. Sì, io l'ho finita. L'ho finita. Ma poi, se appena ci arriverai nelle teleguide, ci sarà una cosa che bisogna farti vedere. In che senso? No. Cosa devo vedere? Comunque, quindi l'Hackshot non era sticky, ma perforanti. Come mai non ha messo capienza perforante sui potenziamenti dell'arma? No, no. In teoria, non era perforante. In teoria era sticky, ma se qualcuno si è dimenticato di portarsi i proiettili, ho dovuto arrangiarmi con quello che avevo. Senza proiettili le build diventano nuove esperienze. Esperienze, come si dice? No, esperienze io. Trascendentali. Sì, sì. No, non ce l'hai. Come facciamo? No. Non ce l'ho nemmeno io. Dennis, te ce l'hai? No, appena ho guardato, non ce l'ho neanche io. Bene. Quindi si va allegramente nelle terre guida? Mi sa di sì. Finché non ci disbuca l'allerta dello Shara. Perché è un'allerta, cioè praticamente ti dice ogni tanto, come lo Zora. Ogni tanto sbuca lo Ma Zora. Ma è che è al 20...
cioè Elisa, che sei il 23, voi, vi ricordate cosa doveva fare per sbloccare il 24? Deve andare nelle terre guida, basta. Sì, doveva andare però doveva fare una missione specifica nelle terre guida. Ah. Credo. Sì, devi trovare il Garuga. Aspetta, il Garuga, forse. O sì. Lo Zinogre. No, no, il Garuga lo sblocchi dopo, lo Zinogre prima. Ah. Se vabbè, non mi ricordo male. Basta andare in terre guida e farla perché missione. Mi sa che lei è ancora cappata al 23. Sì, è cappata perché sennò aveva già livellato. Ah, allora andiamo. Andiamo. Allora vado ad altissimo. Che mi dici di parlare? Wow. Come mai il volume è così alto adesso? Chi? Io? Il tuo, sì. Io sto parlando normalmente. Ah, io ho rivisto il video, quello lì di Monster Hunter, quello che avevamo fatto insieme. Mm. E okay. Ci sono alcuni momenti in cui te, Alex, non ti si sente. Sente. Tu giuro, non lo so, a me non sembrava quando l'ho montato, però vabbè. E ci sono alcuni piccoli momenti in cui Alex non si sente bassissimo, ma proprio che non si riesce a capire quello che dice. Allora, aspetta. Sono dei momenti quando si stava affrontando lo Shara, quello tipo l'avevamo ucciso, e sentiva Alex bassissimo in certi momenti, poi se lo fosse io che so... Eccolo qua, Iago. No, prima mi sono dimenticato di far vedere le abilità di... Perché voleva vedere anche le abilità di Dennis. Se fossi su PC potresti venire immediatamente anche. In media subito. L'hai viste? Quindi, quindi vado, yes. Vado a parlare con il tizio. Vada. Non cincischio. Quindi voi rimanete qua a sbronzarvi? Sì. Mi do una mossa. Io mi metto a fare i salti di Final Fantasy addosso a Dennis. Che ce l'ho anch'io, è vero. Ce l'ho anch'io, non lo uso mai. Però aiaia. Mamma mia, quando c'era ancora che i salti di Final Fantasy potevi perfettamente saltare la mossa dell'Ala Treorn. Allora... Cioè dell'Ala Treorn, del... Del Behemoth. Ho fatto i toppi alla Treon in questi giorni. Ma scusate, toglietemi una curiosità. Si dice, cioè io sapevo che si diceva Behemoth. Ragazzi, dovreste insegnarle tante cosette. Ma io sono una neofita, lo so. Non lo so da Final Fantasy come lo pronunciano. Cioè, il Behemoth è quello biblico, però non so il se Behemoth, Final Fantasy Behemoth lo è quello come biblico. Aia. Vediamo se possiamo giovinare. Mo lo vediamo, ma probabilmente doveva vedere il filmato. E poi no, mi dice di andare nella Landa dei Cristalli, quindi lo sto andando dove mi dice. Sto andando dove mi dice. Non c'è. Penso che figuri come spedizione. Però adesso quello che no, è teleguida, no. Sicuro come un'altra cosa. No, non sono ancora uscite. Niente. Sono a cavallo di un wyvern. Mi dispiace, ragazzi, speravo che ci avrebbe messo... Cioè che avremmo fatto quella missione lì? Torneo di braccio di ferro, ragazzi, andiamo. Vai. Voi divertitevi. Peccato che gli altri non lo vedranno, il torneo di braccio di ferro. Vabbè, faremo gli screen di chi vince. Behemoth è come scritto. No, ma perché Behemoth... Cioè, io sapevo che il Behemoth è quello... Cioè, il nome Behemoth è quello biblico. Per quello lo leggo così. Poi non so in Final Fantasy cosa state facendo. Braccio di ferro. Qualcuno abbatta l'assistente. Datemi un fucile. Aspetta. Adesso provo a farlo con mouse e tastiera. Vediamo con che tasto me lo fa fare. Con mouse e tastiera. Ma perché Figrim? Perché il mio gatto sta con l'assistente? È mio. Non ne so fare queste cose che ti preme veloce. Un fucile al plasma, esatto. Che un fucile al plasma e la buttiamo giù. Adesso vincete voi. Alla fine all'ona. Senti il tryhard. E vai, nuove scoperte. Ma che figata! Yes. Beh, meglio se ti stiamo stra simpatici. Probabilmente gli altri ti stanno più simpatici, non io. Vai, una donna, ragazzi, vergognatevi. Tornate a fare le flessioni. Vabbè, allora il mio personaggio beve per dimenticare.
Cosa? Vabbè. Vabbè. Ah, aspettate, aspettate. Ascoltate, ragazzi, non possiamo veicolare dei messaggi sbagliati, perché questo video finirà su YouTube dopo. A me dopo tocca tagliare. No, vabbè, ma non devi tagliare queste cose. Semplicemente se uno dice una bestemmia, quella la devi bloccare. Eh no, quelle in realtà anche in secreto l'ho lasciata. Bravo, Nerd Gigante, si fa così. Per quelle demonetizzano i video. No, in realtà non mi è ancora successo niente, quindi... ma perché il canale è relativamente piccolo. Alex! Appena qualcuno se ne accorge di YouTube... Ma io me lo ricordo sto video, vi sto guardando su PS4 e scrivo tramite cell. Ci sta una differenza assurda. Mi sono messo... In termini di tempo? In termini di tempo? C'è ritardo della live? Caldino qua. Dici Coril? Alex, unisciti al lato oscuro. Mi sa che ho trovato le terre guida, credo. Comunque mi ricordo sta cutscene, l'ho vista da te, Alex. Ma dove siamo finiti? Vai, adesso faccio lo screen, non neanche ecco, di questo. Guarda, Coril, io ho messo, come si dice, la latenza bassa, quindi più di così non posso fare. Se è un problema di connessione, è indipendente da me. In questi giorni ho visto... No, è l'app di Twitch che fa cagare. Ah no, vabbè, l'app di Twitch fa... C'è effettivamente molto ritardo. No, dove stai andando? Ferma! Ragazzi, siete d'accordo con ste donne? Che ste donne sono tutte pessimiste? Che donne? Cioè, che pessimiste, scusami? Cosa? In che senso? Cosa mi sono perso? No, io stavo spiegando a Coril che l'app di Twitch fa un ritardo assurdo, e questo è vero. E però io ho messo la bassa latenza, quindi non so cosa dire. Ci manca la quarta persona e facciamo il cerchio perfetto. Mi ricorda la mia giovinezza, che ti immagini. Oh no. Ma andiamo a fare la gara a chi riesce a sopravvivere meglio nella sauna? Assistente cammina, ti prego. Cosa vuol dire? Ah no, che fate... Prima ti tranquillizza, poi si va. Secondo me, sauna, Alex, io... Un ictus diretto. Alex, io sta cosa me la ricordo, che l'avevo vista da te. Secondo me bisogna andare a cercare lo Zinogre. Probabile. Quell'altro mostro che mi stanno simpatici loro e tu no. Ah sì, no, immaginavo. Ma io non sono una persona simpatica. Ehi, come noi non siamo simpatici? No, state simpatici voi e non io. Non so cosa dire, ragazzi. Cioè, io ho messo la bassa latenza, ho messo le informazioni, la trasmissione ottimizzata, non so cosa dire. O vado alla NASA. Non vi state spogliando, non state partecipando alla cosa gara. State facendo? Niente, è tutto normale qua. Aspettate un attimo, ferma sì, assistente, uguale, fermati. Signor. Vabbè. Guardiamo se Streamlabs mi dice qualcosa. Allora, per Streamlabs io non ho perso frame né niente, quindi... No, lo so che sono le terre guida queste. Alex, hai più vestiti senza i vestiti e con l'armatura. Allora, avanzate. Vabbè, anche questo screen dei ricordi sempre da passare, solite robe. Ritardo stream, non è nemmeno impostato il ritardo dello stream, quindi non so che arrivo dire. Tra poco. Va bene, Alex. Low latency. No, comunque è una domanda per voi. Vi chiede se queste donne sono tutte pessimiste. No, dai. Ma no. No, ragazzi, comunque, allora, Streamlabs... Sono più pessimista io. Eh? Sono più pessimista io di un sacco di gente che conosco, diciamo, voglia. Allora, one second. Ci stiriamo dopo un po' qua. Ok. Sì. Ma no, ma stavo scherzando. Dove è andata a finire l'assistente? Assistente. Wow. Il ruggito proveniva dalla foresta? Proprio ora che avevamo da fare, guarda, io ti lascio. Vadi a controllare. No, ma è che se ci andasse almeno da sola, vai, e poi fatti ammazzare. Non inizio ad avere fame, collega, non avevo dubbi.
Non avevo dubbi sul fatto che avessi fame. Ora che abbiamo un accampamento possiamo iniziare le ricerche. Per non parlare Dennis, della creatura. Vieni qua che ti devo schizzare. Suona malissimo, non è quello. Ragazzi. Allora. Allora. Ovviamente qui non c'è nulla. No, ma io no, ma io non mi sono offesa, non mi sono offesa, assolutamente. Indaga la nuova, trova l'origine del suono nella foresta. Cos'è quello? Allora. È grave la situazione. Dove è andato a finire Alex? È scappato 5 minuti, ha detto che andava via 5 minuti. Ma io avevo bisogno... No, vabbè, mi indica la direzione, quindi vado di là. Che bel posto, comunque. Che bella sta fusione. Cioè, io pensavo ci fosse una fusione più... una... Come cacchio, non riesco a parlare. Una distinzione più netta tra le varie zone delle terre guida. Invece è bellissima, come sfumano l'una nell'altra. È bellissima. Sì, è molto carina l'idea delle terre guida. Non oso immaginare quello che stanno facendo, no Coril, spero che non stiano facendo, citerei le cagate con il Devil Joe che fece la nostra amata, amatissima assistente, ah lasciamo perdere, c'è un geco, oh sì, sì è la cosa dello Zinogre, io che vado in giro a prendere insetti. Comunque, da quanto dicono nella roba che ti accennano, dicono le guidelines sono sbucate adesso, come hanno fatto a sbucare adesso? Beh, è chiaro. Vi siete accorti prima? No, ma voi non sapete, non sapete che le isole crescono così dal niente in mezzo al mare? Ecco che arriva Rathalos. In 10 secondi, però. Sì, certo. Sì, cioè, sta cutscene. Poco. Sta cutscene però... me la ricordo. Ci mettono poco a crescere certe isole in certi posti qua sulla terra effettiva, però non ci mette così tanto poco per crearsi un ecosistema così ben definito, eccetera. Lo Zinogre mi piace tantissimo, è uno di quei mostri di cui vorrei assolutamente la figure. Mamma mia. Eccolo! Lo Zinogre ci ha sempre sperato che arrivasse su World da quando hai cominciato. Che vabbè, bello. Ma era ovvio che lo inserivano, hanno messo tutti i Viper zannuti. Perché sei scappata? È come se mettevano i Pelagus senza inserire il Rajang. No. Che è successo? Lisa? No. Lisa? Non so perché è crashato il gioco. Wow. Sì, infatti da che hai abbandonato la sessione adesso. Abbiamo non che era è mai successo. Questo non era mai successo. Ma ha crashato Steam proprio. Ah, ha crashato Steam. No, ok. Perché? È successo anche a una persona che conosco. A caso succede. Sinceramente sì, non ho mai trovato il motivo. Ma ha delle chat interessanti dove decide che tu non devi giocare. Sì, sì. Bella questa cosa. Come WhatsApp. Ci sono dei giorni in cui dice nessuno deve chattarci sopra. In che senso? Nessuno ci deve chattare. No, ma io spero di non essermi perso la cutscene, però... Che no, ti rimane al salvataggio quello precedente. Essendo che non hai salvato, probabilmente ti rimane appena è ritornata dallo Shara. Cioè devi rifare tutto il giro. Signore! Oppure ti ha salvato appena arrivata all'accampamento. Ok, controller... Sì, è qualcosa che ha qualcosa di sbagliato Steam, evidentemente perché c'è il controller che ha cominciato a vibrare. Non so perché. Il controller sta rilevando il pericolo. Si è spaventato. Concordo con quello che voleva lo Zinogre Gian World. Io aspettavo anche il Glavenus. Poi mi hanno buttato tutti dentro al gioco con Iceborne. Si è verificato... Io aspettavo che... Io ho una lista infinita di cose che vorrei vedere su World, però... Io ho un mio amico che vuole il Valstrax, ma il Valstrax secondo me se lo sogna no, forte. Valstrax non lo faranno mai. Io spero, cioè proprio quello con cui spero di più in assoluto è il Magala. No, allora, il Magala. Io non l'ho visto, cioè non l'ho visto perché non ho giocato ai giochi precedenti, però me ne hanno raccontato un sacco anche quei ragazzi di Square con cui faccio le live ogni tanto e... Allora, i nostri cari giganteschi draghi anziani pipistrelli vampiri. Ma io devo rifarmi tutto, ma sono tornato. Bene. Ha crashato Steam, Alex, non so perché.
E tutto quello. Sì, e poi mi ha dato un errore delle DirectX API. Ok. Aspetta, ti ha dato un errore delle DirectX? Sì. Perché alle 12. Ha detto, mi è cambiata con l'impostazione delle 11. No, okay. Allora forse non ti dice... Sì, però ha crashato anche Steam, era chiuso. Cioè, l'ho dovuto... Anche quello lui strano. Magari. Bene. Mi ha crashato mentre stavo facendo... Cioè, c'era la cutscene di cosa. Che quindi palle. Per questo motivo dobbiamo aspettare che... Che io mi rifaccia tutto. Ma si può skippare la cutscene? Sì, si può skippare. Però non me la fa skippare. No, quella. Ah, no, è vero, la prima volta che la vedi non la puoi skippare. Che è la prima e unica volta. Sì. No, secondo me la puoi skippare lo stesso. No, non me la fa skippare. La prima volta che vedi una cazzina non te la fa mai skippare. Quando la rivedi in multiplayer con 47 altre persone, eccetera, tipo quelle dell'Altreon Safi. E allora, guarda, Coril. Alex mi aveva proposto di giocare ad alcuni titoli precedenti e. Se avrò tempo, barra voglia, ma più tempo, eccetera, eccetera, proverò a recuperarne alcuni, perché World mi sta piacendo molto. Mi dispiace che non ci siano tanti di quei mostri di cui abbiamo parlato anche in live i giorni scorsi con i ragazzi di Square, o anche oggi. Perché, per esempio, la dinamica del virus che mi hanno spiegato, quella mi piace moltissimo. Quello lì è quello che ti dicevo io al magale. Mettere un virus tipo la rabbia in quel modo lì su Word sarebbe un po' una forzatura. Allora, secondo me, come ho già detto, contribuirebbe a far diventare il gioco più longevo, perché aggiungi qualcos'altro. Però invece che inserire tipo il Gormagala, inserisci direttamente che ti arriva l'adulto, fa un delirio, tu devi indagare e indagando ti trovi un gore che è appena sbucato tra quelle creature che sono state infettate e in cui sono stati inseriti i piccoli dello Shagaru. Sì, sarebbe una buona scusa per avere un ennesimo endgame. Comunque... Cioè, di cose difficili da fare. Comunque Alex dice non mi ricordavo da quello che mi avevi fatto vedere te che i vari biomi nelle terre guida avessero, come si può dire, sfumassero l'uno nell'altro in una maniera così bella. Cioè non c'è uno stacco netto tra uno e l'altro, è bello come passano l'uno dall'altro. Grazie per il follow, Iago, grazie. Ma sarebbe bello anche se... Perché poi in World parzialmente questa cosa c'è già di base, però solo per un'area, che è l'area quella lì delle guglie selvagge con la foresta antica. Sì, ma allora lì, cioè, è proprio... Come si dice? Lì è molto... Staccato, ma c'è lo stacco che è, tipo è messo in evidenza da... Che ne so... è come se ci fosse proprio una zona che è più, non lo so, è interna a questo deserto, quindi ci può stare anche una cosa di questo tipo qui. Qui è invece diverso, c'è proprio un bioma che è differente dall'altro, che però non ha uno stacco proprio forte tra uno e l'altro, è bello. Ma, allora, l'assistente che tipo va a cavalcare i Devil Joe, fa queste cose... Non le può succedere qualcosa tipo ogni tanto? Va a cavalcare i Devil Joe. Cioè è così. Sì, lo so. Allora, dai. Adesso arriverà quello lì a cui piace l'assistente. Non devi sfottere la mia waifu. Beh, io comunque, no, io non obbligo nessuno di quelli che guardano a seguirmi. Mi fa molto piacere, però, chiaramente. Chiaramente. Allora... Nessuno sta simpatica all'assistente. Lo credo anch'io, però qualcuno a cui potrebbe piacere allora, l'assistente. Quello che mi sono chiesta io è, ma quelli di Capcom hanno pensato, cioè, pensavano veramente che se ne sarebbe risultato un personaggio simpatico? Ah, c'è una mod che invece che inserire l'assistente, ti parla l'assistente seria. Allora, però l'assistente seria, parliamoci un attimo chiaro, sembra una con una scopa in culo, cioè... Ma sempre meglio dell'assistente normale, sì, sicuro. Sempre, sempre meglio, però insomma, mannaggia lei. No, è vero. C'era cavolo. Anche una mod che sostituiva l'assistente con l'ammiraglio. Con l'ammiraglio? Però... Oh santo sì, cielo! Che ti parla, ti arriva l'ammiraglio che ti parla, solo lui.
No, vabbè, e poi... al posto di avere l'assistente che parla, c'è tipo la skin dell'ammiraglio sopra l'assistente, esce una cosa molto strana. Ha stipulato un contratto di 2 stagioni con l'ipotetico World 2, non dovrebbe esserci. No, non ho capito, in che senso Coril? Cioè, non dovrebbe, okay, esserci, non dovrebbe esserci l'assistente in World 2? Cioè, lo potrei comprare subito un gioco in cui non c'è l'assistente. In World 2, come insegnano tutti i secondi capitoli dei giochi, si andrà a nuotare sott'acqua. No. Ah no, cavolo, io volevo che fosse vero. Cioè, non mi puoi illudere così. A parte che io non ho mai capito da dove nascono tutti questi problemi per i mostri che hanno avuto su World con il movimento di ischia che non hanno potuto fare. Perché si compenetrano con tutto l'universo e lì creavano problemi di collisioni a stecca. E perciò hanno detto, piuttosto che inserirli adesso ci lavoriamo di più e ve li inseriamo in World 2. Sì, ma nel senso io cioè, la mia domanda è come fa Capcom ad avere dei problemi del genere? Oh, cioè... cioè... Allora, io non vorrei dire... Alex, ci sei? Sì. Ah, no, perché non dicevi più niente. Stavate parlando, cioè. No, vabbè, cioè... Cos'è? Ah, no, è nel mopodo che ho già. Mi è venuto un infarto. Che cos'è questo? Niente. No, dai. Cutscene. E poi proseguiamo. Comunque, non è interpellato. Che succede? No, dicevo... Non so esattamente se possono essere i problemi magari effettivi, quelli che loro come si dice, quelli che loro rivelano magari alla stampa, insomma, però magari ovviamente, però fare un mostro così lungo su World riesco a capire che crea un sacco di problemi sulla sezione di modellazione, collisioni eccetera, anche per le hitbox. Anche semplicemente potrebbe essere semplicemente una questione di equilibrio, che non riuscivano a equilibrarlo bene perché con le hitbox, con penetrazioni eccetera, andava a finire che ti dava una codata attraverso 3 muri. Sì, anche perché sembra tipo l'Agia che lo usavano fin dall'inizio, cioè dalla prima beta che hanno fatto vedere, cioè vuol dire che ci hanno lavorato fin da subito, sì, su qualcosa e non sono mai riusciti a farlo andare. Sì, vuol dire che c'avevano dei problemi intrinseci. Hanno detto, avranno detto, ma la ragione lo teniamo un po' lì. Iniziamo a lavorarci per World 2. Lo teniamo tutti gli asset che ci abbiamo. Poi appena uscirà World 2 nel 2047. Ale, potremo... poi chi arriva anche? Dov'è il Basel? No, perché qua stanno uscendo tutti i mostri. Terra guida. Non te lo cuffare col Basel. Ah no, tanto... Tanto io e lui abbiamo già una relazione complicata, quindi... Almeno su Iceborne il Buzzer si è un pelino calmato, non viene proprio sempre... Ah, perché prima era peggio? Fantastico. Prima andavi a... Guardate che bello! Su World io mi ricordo che la missione... Dove stavo a fare praticamente una taglia sullo Dogaron. Prendo, metto a fare la taglia... Ah, se da quella missione, da quella spedizione lì esci dopo la cutscene, ti esce proprio la missione e la possiamo fare tutti insieme oppure ci uniamo in maniera abusivissima, anche se non so se ci si può unire così. Allora, no, non credo che adesso parta la missione dello Zinogre, non subito. Illuso. No. No, c'è scritto ritorna a Seliana, quindi ciao! Sono triste adesso. Pare che sia il caso di tornarsi... Ma non l'avrei mai detto, guarda. Come assistente. L'hai capito? Cioè, assistente è praticamente un'orgia qui, di mostri. Allora, aspetta. Un mostro ci sta per abbandonare... dei comportamenti. Un mostro sta per abbandonare la... Promiscui. Non Hitler. Non istigare Hitler. Non Hitler. Ok, no, sono andati via, quindi... Sono la regina della foresta. Il re della roccia. Citazione a Mulan, che sanno solo quelli vecchi come me. Allora, lo so no. Anch'io. Torno... No, ma stavo scherzando. No, perché? Adesso... Vabbè, effettivamente io sono vecchio dentro. Però adesso, nel senso... torniamo a Seliana e alle tutte le aree. Torniamo a Seliana e io voglio... Ne sicuro, ma penso di essere il più vecchio di tutti. probabile. Perché non posso tornarci, scusami? Devi farlo dal menu, rientra dalla spedizione. Ah,
rientra dalla spedizione. Perché è un'isola in mezzo al nulla, ci vai con l'Opterovivern. Sì, infatti. L'Opterovivern è tipo sfruttamento degli animali, però no, nel senso... Ma loro non sembrano percepire questo sfruttamento in maniera particolare, quindi... Mi nuove terre da scoprire. Io sono nata e cresciuto con la Disney. Bene, è una cosa buona. Allora voglio, esigo, pretendo che tutti quanti vediate il nome del mio Pughi. Allora, aspetta che c'è la solita riunione del cavolo. Ok, avremo bisogno di raccogliere campioni di ossa. Però il compleanno... Ma voglio un dizionario. Ma lo dizionario fa sempre andava a fare... Alex? Dimmi. Ma lo zinogre si andava a affrontare subito dopo o dovevamo andare a recuperare abbastanza tracce per poter andare a affrontare bene lo zinogre? Ah, sai che non lo so. Non me lo ricordo, sinceramente. L'ho fatto talmente tanto tempo fa. Aspetta. Devo cercare della roba nelle terre guide. Prima qui c'è della lore. Ma forse ho già un'idea. Dato che il Nergigante vi ha guidati fin lì, potremmo chiamarle terre guida. Oh no. Fantasia. Che fantasia. Ma se lo portava un Kirin e lo chiamavano terre unicorno, scusatemi. Basta nominare il Kirin. Terre guida perché te avevo portato lì. Ehi. Il limite grado maestro è stato rimosso. 35. Sì. A fare la Latreon subito. Subito. Immediatamente. Vai, subito a fare la Latreon. Con questo set poi. Con questo set. Io c'ho un mio amico che è abbastanza pazzo da provarci. Se c'è uno che riesce a fare senza nessuna armatura con uno spadino di Ezzana. Incarico speciale in arrivo. Completa l'incarico dell'ammiraglio. Cosa vuoi, ammiraglio? Adesso ti vanno gli incarichi dei DLC sicuramente. No, ma aspetta un attimo. Deve essere il Raja. Noi continuiamo il farming. Noi cosa devo fare io per continuare il farming adesso? Devi venire praticamente di qua e aprire una sessione in terre guida. E entriamo semplicemente nelle terre guida e andiamo così a fare quello che ci viene in mente nelle terre guida, a sterminare ogni essere vivente. Ma non dovevamo organizzarlo un po' meglio per il discorso che avevate detto voi, perché io non ho capito bene come funziona, me l'ha spiegato un po' Alex. Quella cosa lì è un po' più avanti, perché adesso praticamente metterti a far farmare qualcosa già ora come roba di terre guida ci sta e non ci sta, perché le robe importanti arrivano a un tot livello e per arrivare al tot livello cui sblocchi proprio le cose più importanti deve essere sopra 50. 50, no, aspetta. 75, praticamente. 50 aspetta, mi hanno bloccato il messaggio, non ho capito per cosa e poi l'hanno concesso. Sì, io l'ho concesso io. Sembrava che energy non fosse un termine che piaceva Twitch. Ah, ok. L'hai bloccato perché? Tu? Perché quelli che sembrano... Ecco, vi chiedo nella chat di non scrivere parole che possono sembrare tipo... persona di colore detta in un'altra maniera o cose simili, perché altrimenti Twitch proprio l'accetta. Io non ci avevo nemmeno pensato. No. Energy per quello. No, sì, ma voi no, cioè, siccome noi non possiamo capire come funziona bene Twitch. No, allora, Twitch ci sono i casi in cui blocca e quando dici la parola con la F, la parola con la N e lì possono partire ban se uno li dice. Ok. Poi anche quando mettiamo, se uno si mette a fare una live in macchina, banna. Vabbè, chiaro, scusa, ma che sei cretino? Si mette a fare... Grazie, Coril. Grazie per aver seguito. Dimmi. C'è stata la live di Monster Hunter Square dove c'era Bianca che si metteva a scrivere dall'autostrada. Già lì, se Twitch si metteva a rompere l'anima, poteva bannarli in Monster Hunter Square. Io l'ho scritto anche. Perché comunque... basta semplicemente che ci sia uno... collegato, eccetera. No, ma cioè, allora Iago, noi lo sappiamo che non hai scritto qualcosa di sbagliato, però siccome soprattutto in questi giorni se uno scrive una cosa che sembra un po' ambigua, la piattaforma lo fa in automatico, allora è giusto per evitare casini. E, no, io sono alla Taverna Lunare comunque. E però non sei in sessione con noi. Non sei con noi? Non sono con voi?
Eh no, perché eri crashata prima e ti ha aperto una sessione da solo. Ah, ok. Vabbè, voi non vi potete unire? È entrato nella mia, scusa. Allora, già... aspetta. Che si fa? Sempre dalla cosa delle missioni, no? Parlando con la tizia. Sì. Parlando con la tizia che mi sta antipatica, tra l'altro. Ma ti chiede sempre come stai, è pure simpatico. Allora, unisciti, sessione. Io petto il gatto. Sessione degli amici, vai. Però come fa, come fa Dennis a unirsi? Ci siamo già. Dennis è qua con noi, siamo tutti qua. Ma vi vedo in due sessioni separate. Perché vedi, vedi che... le sessioni degli amici, però le sessioni degli amici possono essere anche in comune tra di loro. Ah, ho capito. Eccolo. Se tutti gli amici, se hai quattro amici nelle stesse, nella stessa sessione, vedi quattro sessioni di amici. Ho capito. È un po' una cavolata, però... Comunque qua c'è il mio Pughi, che è anni 90, anzi, credo anche 80, Intensifies, assolutamente. E... arrivo. E noi ci stiamo girando del tipo, dove è finito? No, sto arrivando, ero fuori che guardavo il mio... Deduco tu abbia capito cosa... Ho capito, mi scuso, lo so, sì, l'America ha dato notizie, deduco tu abbia capito a cosa mi riferisco. Sì, 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 capisco. Capisco. Bene. Ma noi da qualunque problema generale ci dissociamo nel dubbio. No, sì, però lì quando il sistema lo fa in automatico, certe cose è più problematico, perché te magari non hai scritto niente di che. Ovviamente, però per le live tende ad esserci sempre un moderatore che vede dietro. Però ogni tanto può darsi anche che arriva un coso, perciò si usa tanto su Twitch la cosa mi dissocio da qualunque crisi, da qualunque problema. In che senso c'è la modalità di superare le console per giocare? Se intendi se c'è un modo di giocare tra la PS4 e PC. Ah no, non c'è crossplay. No, purtroppo no. Ma ce l'avranno tipo tre giochi e l'hanno implementato malissimo. Cioè, allora, Word non credo che potrebbero mai farlo, il crossplay tra computer e cosa. E, allora, niente, procediamo. Andiamo direttamente nelle terre guida? Sì, però... No, dimmi. Non so se lei c'ha la missione dello Zinogre. Che guardo. Ti dice in alto a destra, Lisa? Allora, in alto a destra, oltre ad essere uscito uno sfracello di roba, non mi dice niente. Ti giuro, non bene, c'è niente. Dobbiamo andare abbastanza avanti per sbloccare lo Zinogre. Ok, non è nemmeno una brutta idea. Sì, dobbiamo farlo in terra guida. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? O forse lo Zinogre non era una missione dello essere il Garou che ci ha semplicemente filmato? Sì, lo Zinogre lo trovi in terra guida e poi ti sblocca la missione. Cioè, quando poi lo incontri, quando spawna a caso in terra guida. Comunque, Lisa, te sei l'unica che può stare le terre guida, perché se le ostiamo noi le terre guida escono che ci possono entrare solo dai 100 in più, non credo. Ok, quindi. Ho capito. No, comunque non capisco perché non mi faccia vedere... Che obiettivi, aspetta che provo a uscire, anche se me lo dovrebbe far vedere, perché non me lo fa vedere? Comunque per la sezione di cosa servono i livelli, allora nelle terre guida ci sono svariati livelli che no, ti sbloccano un po', i mostri. Un po' me l'aveva spiegato Alex come funziona, che bisogna stare attenti a cosa si farma. Allora, a livello 50 te sblocchi un'altra parte delle terre guida, a livello 75 un'altra parte ancora... A livello 100 hai sbloccato tutto lo sbloccabile possibile delle terre guida. Non intendo come mostri o come zone, ma intendo proprio come ricerche che puoi fare internamente. Ora, dove sta il problema in tutto questo? Qualcuno deve... Essendo che non si possono farmare tutte le zone a livello massimo... Aspetta bisogna un attimo. Fare... No, Didi. Bisogna dividere le zone... Ah, Didi... Bisogna dividere le zone in almeno due persone. Perciò tipo una persona si fa tre zone e un'altra persona si fa altre tre zone. Così quando serve da farmare una cosa per entrambi vai da uno o vai dall'altro. Ad esempio nel caso mio e di Alex noi abbiamo la zona vulcanica, le guglie e la foresta antica. E se riuscivamo a fare tutto per bene, volevamo provare a farti farmare la Rotten Vale, la Coral e le distese brinose interne al coso.
Comunque adesso ho capito perché non mi fa vedere, perché devo parlare con l'ammiraglio prima. Ma è una cosa di... non è un in questo momento tu non hai obiettivi, devi semplicemente farmare. Quell'obiettivo lì è semplicemente che ti sblocca un'area interna come DLC. Sì, tu quell'obiettivo che ti ha dato l'ammiraglio. Terra guida. No, mi parla di un Kirin con un corno spezzato. Sì, sì, è la missione del DLC. È la missione di Rajango Sì, Miles. Però mi diceva che non mi faceva vedere nessun altro incarico fin tanto che non gli parlavo. No, ma le terre guida non sono incarichi, Vuoi proprio... Le terre guida è farming. La storia è finita, quindi adesso puoi fare un po' il cavolo che ti pare. Ok, cioè, no, allora ditemi voi come fare. Ah, c'è l'attività di maestro, quindi devi soltanto... Se tu vedi quando avvi la missione, c'hai proprio... Cioè, nuova missione, unisciti, e sotto c'è terre guida. Tu clicchi lì. Ah, ok, non l'avevo vista, scusate. Però non penso che abbia già l'incarico per farlo. Cioè, possiamo mostrarlo noi. Le terre guida non le possiamo star noi. No, dico il Brachydios. No, mi sa che è di livello 50 il Brachy. Brachy no, è dal, forse dal 50. Dal 24 il Brachy. Il Regging Brachy, però. Sì, sì. Quindi... ma non glielo possiamo stare perché deve ancora fare l'incarico del Regging Brachy e del Regging e del Rajang Furioso. Finché non fa quegli incarichi non gli possiamo stare niente. Teoricamente potrebbe andarli a fare in qualche modo, sì. Ma nei requisiti non dice niente. Possiamo provare. Semplicemente gli deve sbucare un tizio che gli dice: io c'ho così. Deve avere. Però deve aver almeno fatto il Rajang prima di sbloccare quello furioso. Prova a entrare nella missione, Elisa. Ti stavo aspettando. Unisciti a una missione. Vediamo. Sono disponibili facoltative? No. È necessario completare l'incarico tutta la mia rabbia. E per avere l'incarico tutta la mia rabbia, essendo che in parallelo con quello del Furioso, dobbiamo fare prima il Rajang. Sì. Però io adesso consiglierei, direi farmiamo un pochinino così, poi al massimo al prossimo giro che... o tra un pochinino si va direttamente lì, almeno così vediamo un po' le terre guida. Quindi io cosa devo fare adesso? Terre guida e poi avvia missione? Parlare di Shara, non abbiamo la missione dello Shara, quindi per fare, dite che non conviene fare l'incarico del Rajang, scusate. Come preferite, io mi adatto a quello che volete fare. Cioè, a me va bene tutto, semplicemente secondo me da direttamente di andare a fare il Regen Brachy con quella roba, ok che è al 24, ma sciotta noi, non sciotta lei. Iago dice, meglio terra guida così fa livello e farm oggetto e qualche gioiello. Per quello dicevo. Quello sì, però vabbè. Almeno così ci avevo proprio preparato, se no se ci andiamo per cartare tutti e quattro insieme allegramente. Ma no, dai, cioè... Noi non no, cartiamo. Io il Regin Brachy l'ho un po' odiato. Cioè, è la peppa al culo. No, allora, lo sono riuscito a fare tranquillamente, però è un po' una rottura, tanto. E c'ho svariati amici che l'hanno provato a fare, anche con tipo la lancia. Io l'ho trovato praticamente uguale al Brachydios. Non che il Brachydios sia tutta questa grande bellezza, cioè, che sia tutta questa grande amicizia. No, vabbè, però non è neanche da dire che è troppo difficile da fare. No, troppo difficile no, però almeno prepariamoci un minimo prima per riuscire a fare le cose un po' meglio. Quindi? Sì. Ok, dovremmo essere tornati a posto, io spero che non succeda più niente. Sì, è ritornato la roba. Ok, aspetta che... Io sono veneto. Si sente un pochino. Proprio Venezia. Si sente un pochino. Perché o no? Ok. Si sta a scherzare. Io c'ho un'amica che fa l'infermiera che sta vicino lì Venezia. Non mi ricordo adesso. Ok, aspettate un attimo che facciamo passare...
Ciao, la io praticamente lavoro per il comune di Venezia, quindi ma va? Vai tutti a Venezia. Yeah. Mi sa che io sono uscita dalla sessione perché sono no, sei ci sono ancora. È un terrore, sì. No, non ci sei più adesso. Ora non ci sei più. Prima era in missione. Allora aspetta. C'era proprio problemi. Sì, è problema connessione. Ma il problema è che ogni volta che tipo l'altra sera era crashato lo stream, ma noi che eravamo connessi e non ha dato problemi. Quindi era un problema di Twitch probabilmente. Invece adesso si è disconnesso anche qua. Quindi adesso devo rientrare dalla spedizione e rimettermi. Puoi farlo anche da lì per la sessione online, sai, forse? Allora, aspetta. Non credo. Dalla terra guida non penso. Suonare una sessione. No, non mi. No. Non ti dice sessione online? No. Allora ritorno indietro e faccio tutta la roba. Uffa. È che l'ha messa proprio offline. Altrimenti magari poteva mandare un SOS e potevamo joinare comunque. Lo streaming è ripartito almeno? Sì, sì, no, lo stream è ripartito. C'è un po' di ritardo, però sì. Okay. Sì, lo stream c'è. Sì, è andato offline il gioco, anche perché si vede che è proprio. Allora, aspetta. L'ho letto adesso, tranquilla signorina Lisa. Allora, aspetta un attimo. Vediamo. Io nel dubbio do fuoco. Ehi, tu. No, ma non è, cioè. No, mi sono sbagliato. Allora, aspetta. Sessione online. Vai. Perché mi dice nessuna sessione trovata? Ne facciamo una nuova? No, aspetta. Prova a farlo ripartire. E cioè, delle volte il problema è OBS che fa fatica a comunicare con Twitch, delle volte la connessione, ma in sti giorni mi consola il fatto che pare che non abbia dei problemi solo io che ho un canalino minuscolo, diciamo. Pare che i problemi ce li abbiano anche. Ti vedo offline su Steam, può darsi che sia per quello che non vede la sessione. Ah no. Adesso lo faccio ripartire. Accedi. Ok. Ecco, adesso sei online. Adesso arrivo. Adesso dovresti vedere la sessione. Arrivo subito. Però la cosa che mi dà più fastidio, come dicevo l'altro giorno, è che se uno paga per una connessione che è fatta, che dovrebbe essere fatta bene. Dovrebbe sì, però che scatole c'è, voglio dire. Ma la connessione non con non è che ti puoi lamentare, sì. In realtà la connessione con chi ce l'hai? Ah no, con Fastweb, perché non è cioè, insomma, Fastweb ci sono delle zone. A Milano è buonissimo, però ti dico, io non mi sono ha cominciato solo di recente a fare di queste cose qui. No, prima di recente probabilmente Twitch. Perché probabilmente sì. Molta parte Twitch, molta parte del fatto che comunque per streamare serve una connessione consistente per un lungo periodo di tempo, che magari di solito non ma quanto c'avete, Lisa, di connessione? Ah no, è la fibra. La fibra adesso non mi ricordo quanti. La 100 mega? Sì, deve essere quella da 100 mega. Fai il 78, teoricamente dovresti riuscire a streamare in qualità medio-alta normalmente. Ma infatti, cioè io ho cominciato anche perché dicevo, cioè, ho la connessione buona. Il problema di connessione che non è abbastanza veloce avrebbe tipo dei drop di frame. Sì, infatti. Appunto. No, queste sono delle cose proprio sporadiche. Cioè, è comparso Xenogiva, vai alle missioni facoltative. Ma direi... Vai, andiamo a fare lo Xen. Allora... Arrivo. Con connessione tu abbia, ci sono dei periodi dei packet loss incredibili. No, ma guarda, allora io per forza a Milano le linee funzionano bene solo nelle grandi città. Come esci non prende più nemmeno una tacca. Ma ti dico, io cioè l'ho fatto anche l'altro giorno un test della linea. Adesso non ho fatto il bisogna Alex che facciamo una di queste volte, tipo un test dello stream, lo lasciamo acceso così a cacchio e poi vediamo se perde di frame anche così a cavolo.
Ovviamente. Se no vi, vi passo la mia 1 giga da Milano. 1 giga. Tiro un cavo. Sì. Sì, ma il problema sai cosa? Che anche qui le dovrebbero fare queste cose qui, però non le fanno. Cioè, prima che... Cioè, io l'ho fatta l'anno scorso, la fibra, e... Cioè, prima... Proprio ADSL e tutte quelle cose lì, delle merde di connessione. Poi tra quelli che tipo ti fanno il contratto che te devi rimanere 4 anni con loro, li devi dare il tuo figlio in sacrificio. Inizia a fare i riti satanici pur di mantenerli. No. Comunque però io sono già... A cavo non esiste neanche per dirti. Qua o ti metti l'antenna sul tetto... Io sono già in missione comunque. Ok, ti vedo. Arrivo. Beh, visto che ha già coralli e zona putrefatta, possiamo iniziare a farmarli. Possiamo a farla? Va bene. Ehi, perché foresta e guglie ce le abbiamo già al massimo. Sì, sì. Allora, come prima cosa, direi andiamo nella valle putrefatta che c'è una bella sorpresa. C'è una bella sorpresa. Surprise. No, io onestamente, cioè, ho raggiunto, diciamo, la stabilità con la connessione solo l'anno scorso, per la prima volta. Prima, cioè, veramente è stato tutto un... Come si può dire? C'è sto rumore. Io non riesco a capire il... Secondo quale criterio un posto c'ha la connessione o meno? Perché io vivo in una città relativamente che non si crede proprio nessuno. Eppure c'ho la fibra da tanti anni. Ma perché funziona male? Funziona male. Come si dice? Chi decide di... Incamminiamoci intanto. Sì, intanto incamminiamoci. Chi decide di... A me mi sta mettendo un mese a entrare, guai. Non dimmi che mi crashi a caso. Gioco? Sperando di no. Aspetta, intanto raccolgo trash. Okay. Ci sei? Cosa facciamo, corallini putrefatta? Andiamo nella Rotten Vale, che così vi faccio vedere anche una bella cosa lì. Che non so se ve ne siete accorti. Dove siete? Che a te, Alex, probabilmente l'ho già accennata, se non ricordo male. Di Qualis. Non lo sai te, Alex, che io non la leggo bene la mappa di gioco. Vedi che qui sto giù a sinistra. Ah, ecco. C'è un piccolo bambaro. Gli altri dove sono, scusate? Io sono praticamente arrivato. Ah, ok. Allora io seguo Alex, ok. Prima mi chiedevo se vivevo in un luogo tecnologicamente avanzato o non nel deserto del Sahara. No, vabbè. Qui dove sto io, sì, solo l'anno scorso hanno messo giù la fibra, diciamo, con un livello accettabile di connessione. E prima, cioè, veramente o prendevi la chiavetta e sto parlando, cioè, non ci sono neanche più le chiavette internet, ma sto bambaro, oi. Il bambaro è considerato della Rotten Vale, questo bambaro. Sì, ma non ci caga? Non ci fa niente? Quindi, no, possiamo, non ti considera. Possiamo distruggerlo. Quindi non avevamo detto che avremmo ammazzato qualsiasi cosa che si muove? Sì. Allora, Isa, guarda verso dove sono io. Niente. Ma già iniziato ad attaccare. Aspetta, se mi vuoi far vedere tipo gli scheletri di cosa? Che ci sono anche qui? Sì, i teschi, ma tipo c'è uno di scheletro mostri. Abbastanza importante. Quindi attacchiamo il bambaro? Vai. Tutti e due. Attacchiamo il bambaro. C'è anche un gran Girrus. Sì, l'ho visto, l'ho veduto. Ammazziamo prima questo. Ovviamente. Io sono con le armi ghiaccio, però il bambaro non gli faccio molto. Bravo bambaro, hai spaccato un pezzo al Girrus. Tra l'altro posso dire una cosa, cioè io che ho avuto la chiavetta internet, ho avuto meno problemi con la chiavetta internet che con questa connessione. Cioè andavo lenta chiaramente, però ragazzi. Ma la chiavetta internet è bellissima, io ce l'avevo. Dipende quella che hai poi, eh. Però... No, ovviamente quello anche. Dai gran Girrus, paralizzalo. Io non sto capendo niente. Povero Cristo. Sparando.
Bambor lo attraverso col disco qui. Non ho ancora preso un colpo e mi sto chiedendo il perché, effettivamente. Sei in ultra istinto. In ultra istinto, oddio. Ma gli abbiamo spaccato. A me il bambaro, a me il bambaro sta simpatico. È carino. No, che sto facendo? No, ragazzi, guardatemi che mi sono messa a ballare durante la cosa. Cioè, veramente. No, sono indecente. Sono indecente. Ma il Gran Gyros. Io ho piantato il Wyvern Strike proprio in bocca. Aiuto, sono paralizzato. No, non sono paralizzato. Cacchio, ma io non ho preso delle altre pozioni. Vabbè. Comunque, tutte le cose, Lisa, tutte le cose che vedi a terra, le scintille per terra, prendi che sono drop rari, solo delle guiding. Non volevo il baccello. Volevo il residuo. Kaboom, bitch. Ma è scappato il bambaro? Ma... ha capito che non stava andando benissimo. Beh, finiamo di ammazzare il Gyros, allora. Sì, finiamo, dai. Tanto è più morto che vivo. Scusate, io per non andare io. Ehi! Dove è andato? Ho fatto un counter che è andato a vuoto, ovviamente, perché... Oh no. Yeah. No, dicevo che non ho pozioni grandi dietro, perché mi sono dimenticato di... Beh, le possiamo recuperare appena abbiamo ammazzato sto qua. Non si capisce niente. Voilà. È quasi morto. No, sto scappando. Vabbè. Lisa. Cosa? Ti ricorda qualcosa questo teschio? Aspetta. Dov'è il teschio, scusami? È tutto questo grosso qua sopra. Guarda. Tutto lì. Tutta sta zona qua è tutto il teschio. Sì, ma è quello di cui parlavamo in live anche... O è un'altra cosa? No, è un mostro che hai già visto in Monster Hunter World. Sì, guarda, è lo Zora! È lo Zora! E ecco spiegato il perché è nata quest'isola dal niente. Ah, ma guarda te. Ma guarda te. Quest'isola è sbucata subito dopo che lo Zora è morto. Chissà che cosa è successo. Io che faccio i pro trick per aria e misso malissimo il colpo. Ma vuol morire? Ah, ecco. È morto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Il bambaro è qua. Però io ho bisogno di pozioni, mi sa. Il bambaro sta tornando... Qui. Eccolo. Io non conosco mezzo scheletro della valle putrefatta. No, vabbè, ma ce ne sono anche in quella... Anche nella valle proprio putrefatta ci sono degli scheletri di Ratian, di Diablos. La valle putrefatta di World è... È lo scheletro, poi. È il Dalamandur. Esatto.
Questo me l'hanno fatto vedere quelli di Square e ci sono rimasta di merda quando me l'hanno detto. Ma è bellissima sta cosa, io l'avevo scoperta. Chi è che mi ha fatto saltare via? Alex? Non siamo stati noi, cosa sono queste diffamazioni? No, infatti è stato Alex. Il mio imputato non ha niente da dire. Oh no. Oh là là. Qui ci sta un counter. Vabbè. Ma sai che io ho fatto una sola missione con il bambaro e basta. Quella della storia. Il bambaro è uno di quei mostri che fai una volta e te lo dimentichi. Coraccio. Dai, anche lui non sta troppo bene. Sì. Direi che non sto per niente bene. Chi è che mi ha fatto esplodere? Sarà Alex sicuramente. Che si diverte a bulleggiare gli altri. Perché è andato a finire qua giù? Invece stare in piedi. Perché sto continuando a stunnarlo ogni volta che si alza. Poveretto. Oh, là là. Bullismo contro i Blood Wyvern. Mi ha dato una bella. Una bella. Ui. Comunque il bambaro è da uccidere solo per vendicarsi del Duramboros. Perché? Che sono amici probabilmente. Sono amici del cuore. A me mettono inquietudine i pesci. Lo dicevo oggi. Tipo l'Avasiot. Eccetera eccetera. Mi mettono aia. Mi ha asfaltato. Mi è arrivato su un carro armato. Vabbè, io ho solo il Bengala ancora... adesso. No. Chissà se riesco a staccargli la coda. No, con l'elemento ghiaccio probabilmente no, però... uno ci spera. Ma cosa fa? Fa la stessa cosa che fa l'Uragan, e per questo motivo lo odiamo allo stesso modo. Ma ha un modo. Pezzo di roccia nelle corna, ma chi l'aveva visto? No, che schifo. Sì, però eccolo. Messi qua, sì. È probabile. Oddio. Pezzo di materiale fecale. Guarda. Che schifo, ma è rimasto... vabbè. È diventato uno stercorario, è diventato... sì. È diventato uno scarabeo stercorario. Si è mega evoluto. Okay. Oh no, dai, basta fare l'aspiro. Ma che cacchio, ripuliamo un po' sta zona dall'effluvio che sta rompendo l'anima. Ma perché io ho meno vita? Cosa è successo? L'effluvio. Ah, ok. Ma vaffanculo. È lo stesso effetto che fa il Val. Sì, infatti dicevo, ma non c'è il Val. Che poi ho pensato, well. essendo che è lo stesso tipo di effluvio, solo che. Ehi, non avevo per curarmi. Ma il problema è che ti sei curata poco prima che ti colpisse ed eri full vita quando ti ha colpito. No, no, avevo la vita ridotta ancora. Ma credo che qualcuno abbia tirato un baccello cura o qualcosa del genere. No, non mi ricordo adesso. I polveri. Sta laggando terribilmente il gioco. Ok. Si è stabilizzato, forse? Forse. Ma questo non è ancora ora che muoio. Torno appena mi sono ho preso così. Quello che mi serve. Ma sì, ma mancherà che lo buttiamo. Dritto, subisci, bestia. No, non avevo stamina. Allora, forse posso anche mangiare, non credo. Che siano passati 10 minuti, non credo, no? Non sono passati 10 minuti. No, non penso. Ma invece sì. Sì. Guarda te. Vai contro il teschio dello Zora, vai! Ok, aspetta. E muori! È morto così. È già morto? No, io non posso scalcarlo. Oh sì. Sì. Se la faccio... No, ho sbagliato strada. Se sbaglio strada, poi... Arrivo. Possiamo... per continuare la roba possiamo andare a fare anche un paolumo. Però il bambaro non era quello più indicato da ammazzare, perché il bambaro da...
Expo un po' a tutte le zone. Vabbè, al massimo dopo le diminuisce, però nel senso. Sì. Allora. Sì, perché il bambaro sta dappertutto. Non si riesce a capire come si teletrasporta. Realisticamente, finché non arriva al centro, sarà difficile fermarle bene. Sì, appunto, però... Deve tipo avere la foresta un po' alta per fare l'ugaruga. Poi la potrà fatta un po' alta per fare il tigre. Sto arrivando. Ma comunque, teoricamente, il coso con buono... Cioè, i pasti si resettano ogni volta che ammazzi un mostro. Sì, sì, sì. Ah, quindi si è resettato perché noi abbiamo ammazzato il coso. Il Giros. Ma quindi? Perché non me lo fa scalcare? Provo ad andare qua dentro. Ah, ok. Sì, grazie che non ho preso corno antico. Il paulumo era debole al fuoco? Dice Iago di farmi sbloccare l'accampamento 2. Allora, dove sono? Voi vi ricordate come ci si arriva? Io sì. No. ci si arriva dalla... Sì, io mi ricordo come ci si arriva. Ci vado e dopo raggiungi. Ma vuole morire sta cosa. Devi andare all'accampamento. Io devo tornare all'accampamento? Sì, e consegnare i risultati all'assistente. Ok. Questo ti aggiornerà a livello delle terre guida. Ok. Sì. E devi cercare di non morire tra le varie cose, perché devi consegnare praticamente ogni volta che ammazzi un mostro consegni, perché c'è il rischio che se muori ti viene dimezzato tutte le ricompense, eccetera. Ok. Dove quindi dentro di qua, ogni volta che ammazzo un mostro devo tornare a consegnare... Con il teletrasporto. Ho capito. Dice Iago se ci guida lui, se non ci ricordiamo. Ah, perché io ce l'ho anche sbloccato sto accampamento, ma non mi ricordo. Io mi ricordo che ci viene fuori qua, ma sto cercando di ricordarmi come ci si entra, perché non mi ricordo. Da qui? No. La mia memoria bacata. Ah, sì, va, siamo in due, non preoccuparti. Alex, ti aggiungi anche te alla combricola di chi c'ha l'Alzheimer, io? Sì, assolutamente. Confermo. Allora. Ma anch'io, quindi. Allora, io vi torno, vi raggiungo. No, aspetta. Vabbè, io mentre voi fate tutte queste cose vado a picchiare il paulumo, almeno faccio qualcosa. Alex, ti seguo, che ti ho pinnato. Non so se è una buona idea. Accampamento 1. Esci a sinistra. Vai a sinistra. Quando vedi il muro colledere, gira a destra, poi a destra, e scendendo trovi un buco nel muro. No, aspetta. Allora, accampamento 1. Esci a sinistra. È questo il muro colledere? Di qua, poi a destra. Dai, basta laggare, che cavolo. Vabbè, io il coso non lo posso praticamente toccare perché è un pochino in alto. Non no, perché sta screen laggando il gioco? Buono. Ma il gioco che va così? Ah, ecco, qua si vede... Il gioco ha laggato fortissimo. Ecco, qua si vede di cosa si nutre il paulumo. Dall'altra parte. Ah. Io che pensavo che mangiasse tipo l'erba o qualcosa del genere, il paulumo. Che mangia? Tutti i gameti o quello che sono, le particelle sparse in aria, le assorbe tipo aspirapolvere. Ah, tipo quelle che ci sono da quell'albero tipo corallo gigante. Basta, sì. Laggare, basta. Mio Dio. Sì, sì, le sta facendo proprio adesso. Allora, aspetta un attimo. Mi metti il mantello mimetico così nessuno mi sgama. Ora mi nascondo, aspetta però. Ora mi nascondo. Allora, Madonna. Usciamo di qua.
Poi vado a sinistra. C'è un Toby Kadachi. Ciao Toby. Sì, c'è anche un piccolo Toby. Mi piace tantissimo. A sinistra, poi c'è anche un bel Barrot. Quando vede il muro con l'edere, poi a destra. Dennis, Dennis, dimmi dove. Venga, venga. Ce l'hai il coso? No, 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 sta scappando. Ah, no, è venuto qua. Ce l'hai il mantello quello mimetico? No, dietro no. No, volevamo molestare i mostri senza farci vedere. Io sto tentando di trovare sto accampamento. Al muro di Eder, è questo? Mamma mia, ho tirato una laggata. Faccio così, cammino basso. Il problema è che gli sciamo se ti vedono un pochino. Vai, dove va il Toby devi andare tu, ok? Lo pinno sulla mappa. Perfetto, vai. Seguiamo il Toby. Ha funzionato, però non mi ha visto. A te sei all'inseguimento del Toby. Sì. Beh. Vabbè, noi adesso andiamo a, essendo che oramai ci siamo rotti solo di seguirlo, andiamo a pestarlo a sangue il Pauluno. No, non pestate il Toby che lo sto seguendo, mi serve. No, il Toby no, lo lasciamo a te, il Pauluno pestiamo a sangue. Ok. Ci dissociamo da ogni forma di violenza. Alex, l'abbiamo perso. Sono dietro di te. Alex, l'abbiamo perso, è dietro di te, cosa... Io sto seguendo il Toby che doveva andare teoricamente nella direzione. Toby, non ti puoi fermare però, eh. Io ho bisogno di te. L'ho passato. Guarda di qua, mi dimentico sempre. Ho sbagliato. Scusate, no. Cioè, dov'è il bioma degli altipiani corallini? È per di qua il bioma degli altipiani corallini. E allora perché dovevo seguire il Toby, Dio santo? Ah, l'ho trovato. Ho trovato. Trovato? Ok. Vai. Hai trovato un accampamento? Allora. Beh sì, si vede dalla mappa. Basta andare qua sotto, poi sali. Aspetta, dove sei, Alex? Guarda sulla mappa. Ma perché? C'ho lo Shamos. Io voglio. Non voglio gli Shamos, voglio i Gyros. Madonna, che giro stupido a fare. Chi si ricordava? No, porca miseria. Ta-da. Sono caduta, Dio santo. È strabello il pendente col poli. Come faccio a tornare su adesso? Non ci arrivo ovviamente da lì. C'è il... Prova a dare, c'è il cuneo. Ma attaccare. Non ci arrivo, perché sono caduta giù. Cristo. Arrivi, girati. Vai a sinistra. C'è la stradina. Sinistra, sinistra, sinistra. Qui? Sì. Vai, 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 vai. E poi? Ci vedete a destra. Scusa, sinistra, sinistra. Un'altra parte. Di qua? No, di qua vado giù alla valle putrefatta. Ah, sei pieno di sotto. Sì, perché sono caduta giù. Però ci sono i Gajalak. Dio, boh. Guarda se ci sono dei cuneotteri in cui io ho guardato, sono troppo in alto. Magari c'è uno più in basso. C'è carte per arrivare a quelli in alto. Da lì si dovrebbe salire, sì. Vediamo se riesco ad andare di qua. Ok. Ok, vedo qualcuno. Sì, di qua. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo partorito. Cosa stai facendo, Alex? Non sei simpatico. Non sei simpatico. Non ha funzionato. Non sei simpatico, eh? Per niente. Ma come no? Allora. Ok. Ma tu stai uccidendo il palomo, Guli? Sì. Andiamo a dargli una mano. Andiamo a dargli una mano. Andiamo a controllare. Se mi fai esplodere mi arrabbio, che non è assolutamente corretto. Il palumbo posso dire che mi dà un'inquietudine come mostro. Ma perché continui a dirmi non posso usare cavalcature in battaglia? Non le voglio usare.
Abbiamo già fatto quella parte. No, vabbè, poi si muove in una maniera scompostissima. Bravo a chi l'ha fatto cadere. I mostri delle terre guida, più gli spacchi le parti, più punti di danno. Quindi spacchiamo. Dove sta andando? Dove sta? Dove va? Sto andando completamente a caso. Beh, grazie. Non che di norma faccia le cose. Sì, infatti. Con un senso. Con un criterio. Chi è che è caduto? Vabbè, rinfodero è andato a fanculo. Cosa fa? Cosa vuoi da me? Creatura orribile. Ho mandato qualcuno? No, no. È stata un'impressione. Aspetta che devo... Oh no, il Toby ci sta abbandonando. No, come ci sta abbandonando? Eh sì, i mostri se ne vanno anche da qua. Alcuni se ne vanno, alcuni arrivano. Lo avete flashato, povero cucciolo, batuffolo. È orrendo. Cioè... Ma non è vero. È orribile. Cosa... Batuffolo. A me piace solo, solo il pendente che ha Alex e basta. A me mi ha buttato fuori dalla sessione. Come mai? Cosa? No, noi ti vediamo immobile. Almeno io ti vedo immobile. Sì. Io sono crashato io dalla sessione. Vabbè, appena riesci prova a rientrare. Sì, adesso. Oggi è la giornata del crash. Sì, lasciamo stare. Non succedere cose. Manca solo che crasho io e siamo a posto. No, no, basta, buona crashare. Ah, Steam mi ha disconnesso. Vabbè. Allora, vedi che forse effettivamente... Steam più che di Monster Hunter, effettivamente. C'è qualche problema... No, ma perché? Vabbè, così a cavolo. Seguitemi, i miei prodi! Dove l'andè? Ma perché voi avete la cavalcatura e io no? Perché noi siamo... siamo fighi. Peccato che stiamo andando un po' più culo, secondo me. Io seguo Guli perché sicuramente lui sa dove stiamo andando. Ok, adesso uso le spore, just for fun. Così. Lo possiamo rilanciare? Mi sento di mandarmi l'invito per la sessione, perché mi dice che la sessione è privata e non posso unirmi. Alex, no, credo. Degli amici? Io. No, perché ho messo solo ID. Aspetta, ti mando l'ID. Sì, tanto. C'è l'app su PlayStation, non vi dico, si crasha o il NAT dice ah sì, volevi giocare con loro, se io ti desse errore, fantastico. Sì, è bellissimo. Ok, no, cacchio, perché ti sei spostato? Quando si mette a fare le mosse da Beard Wyvern con quelle zampine, giusto... sì, che fai danni con le zampine, come il Plesiot. Il Plesiot c'era... Non so se te l'hanno detto quando avete visto il Plesiot, ma il Plesiot c'era il tempo che se non ti faceva danno con le spallate, che tipo ti coprivi, eccetera, i passetti ti levavano poca vita, ma beh, ti levavano sempre. Il Plesiot si girava dall'altra parte della mappa e ti colpiva. Cioè si girava dall'altra parte della mappa e ti colpiva. Era proprio fatto male lì, così quel modo. Sì, vabbè, ma... Poi... Mi immagino che ai tempi le mappe erano chissà che cosa grosse, la mappa quella dove combattevi l'arena. Sì, erano piccolissime. Però si metteva dall'altra parte dell'arena e ti colpiva uguale. Ma non lo flashate quando gli sono sopra. era abbastanza imbarazzante il box del Blazing. Io mi ricordo la prima volta che l'ho fatto. Grazie. Ti ringrazio, Alex. Sentivo la necessità di esplodere. Ma basta, cioè Alex, insomma. Why? Die as a hero or live long enough to play the gun.
Dai che sei più morto che vivo. Muori definitivamente. Comunque la, non gli abbiamo ancora spaccata la testa, incredibile. Ma l'ha tutta rotta, è l'unico... Wow. Cosa sta facendo? Che sta facendo? Perché ha rimbalzato tipo che sembrava una pallina? Che cos'era quello? La rabbia attizio. È coccolosissimo. Aia. È un Wyvern crasso. Porca pupazzissima. Ma perché sta rimbalzando così? Boh. Avete flashato anche gli Aptonaut. Sta tirando gli ulti. Vabbè, gli Aptonaut vengono sempre bullizzati a prescindere, perciò non è un problema, no, sono stordito. Sì, ma fatelo smettere, mette agitazione. Ma io non lo sto capendo, non me l'ha mai fatta sta mossa qua. Eccomi. È tutto merito mio. Dove è andato? Dove? Ma perché mi ridice che il Topiketashi ha abbandonato l'area se già l'aveva fatto? Il battito cardiaco è basso non abbastanza per definirlo quasi morto. Ah, dove state andando? Ok, di qua. Ma il mio gasto. Quasi morto è quando è al di sotto del... Il tuo gasto non lo sa? Del 30-35% di vita per me, perciò quasi morto ci stava, essendo che adesso dovrebbe essere tra il 20 e il 15. Quella mossa lì, Iago, io non l'avevo mai vista. Cioè, quella culata lì. No, la culata fatta così in rapida successione mai vista nella vita mia. Sì, io lo so, cioè, ogni tanto fa quella tipo super caricata che... ci mette 2 ore a caricare e poi sta fermo un po', quella che è tipo rimbalzo così. Oh, ma adesso che ho sbloccato le terre guida posso cercare le altre creature che non avevo trovato, grande. Dov'è andata la creatura? Qua sopra è... sta scendendo. Come? Bene, sta scendendo? Noi. Ma siamo appena saliti. Well. Craniata nel muso! Ha sbloccato lo Zinogre qualcuno. Cosa? Può chiamare lo Zinogre, sbloccato il Pokémon. Ah, io l'ho sbloccato. Ah, le prendiamo tutte le tracce, ragazzi. Dai, facciamo lo Zinogre. No. Va bene. Devo solo buffare un pochino il danno la difesa elementale, sennò è la fine. Ah, ok, allora è la fine per me. La scarica forse era meno del 15%, forse era più sul 10. No, Alex, secondo te lo riesco a fare lo Zinogre o no? Se non ti fai colpire. Allora, tanto in terra guida non c'è un niente di fallimenti, semplicemente se sì. Muori perdi delle reward. E da quanto sapevo ti veniva dimezzata le reward ogni volta che muori. Se muori 47 volte ti viene 47mizzata. No, ti dimezzano, cioè ti danno un po' meno. No, comunque mi devo fare un set un pochino più. Dove andate? C'è il bambaro, è ritornato nella valle putrefatta di nuovo. Non ho capito cos'è che è l'accampamento con adesso arrivo, prendo i residui e poi glielo porto. Accampamento 1. No, diciamo lo Zinogre torna via con la sticky, così lo tengo per terra. Lo Zinogre mi metto roba ghiaccio, era ghiaccio contro lo Zinogre, giusto? Sì. Io non ho niente da mettermi, però... Cioè, nel senso, non ho niente di... È quello che dicono tutte le donne. Io questa l'ho capita ed è bellissima, Alex. Se io ti beccherò mai ti dovrò stringere la mano. Stigio, come definirlo? Fai farlo? Oddio. Lo Stigio, lasciamolo per quando arriveremo allo Stigio. Allora, aspetta. Lo Stigio avrà il suo momento. Nell'oltretomba. Sì. Molto bene. Il continuo di Galas giusto per mettere lo Zinogre ti devi mettere a parlare con l'assistente nelle qua non so dove ce l'hai. Vabbè, ognuno ce l'ha da qualche parte. Parli con l'assistente, fai attira mostro e poi ti fa vedere le esche che hai. Attira mostro, tieni raccogliendo tracce, uccidendo mostri, rompendo attira mostro mi dà lo Zinogre, però mi va, dice
mi dà disponibili due biomi, della foresta e corallino. Sono i corallini. Metti così in quella corallina. Faccio quella? Mm-hmm. Attirare il mostro? Sì. È spawnato un Jagras! Andiamo a sterminarlo, non sto scherzando. Cosa sta facendo? Quanto poco l'assistente può durare un Jagras? Prepara la trappola. Beh, mi immagino quelli di che hanno il set full alla Treorn con 2000 di danno elementale, con tutta la build alla Treorn, Safi, eccetera, eccetera. Vanno con 2000 di danno drago e vanno contro un mostro. Ma ho visto di base. Adesso cosa fanno? Tipo 3 Safi, 2 alla Treorn in, per fare il full elemental. Sì. C'è un corno che ti buffa difesa. Appunto ti ma quanto ci vuole per attirarlo? Dovrebbe arrivare entro poco. Ok, se n'è andato il Gyros, sta arrivando. Il mostro che sta attirando è apparso in zona, andiamo. Ma lo segno sulla mappa, spero di sì. Sì, lo segno. Dei corallini. Metti dalla mappa, quando apri la mappa, tu puoi segnare quale mostro stai cercando in quel momento. E così le mosche, cioè le mosche. Sì, ma lo sto cercando. Le cose seguono solo quelle. Che non lo vedo. Solo... Non hai tracce. Io non lo vedo, non lo vedo. Non ho ancora mai fatto. Ah no, aspetta, ci sono le impronte, ok. Ci sono le impronte. Ma io non ho detto io ho detto Zinogre. Mi vai dallo Zinogre? Ma perché mi sta cercando la roba del Bambaro? Mi vai dallo Zinogre? Perché sanno... Perché il Bambaro è ovunque. Ma dove sta andando? È qua, è qua, è qua. Che bello che è. L'avete visto? Sì, e c'è già qualcuno che lo sta... A me mi ha portato praticamente nella zona vulcanica. Ma perché? Vabbè, arriverò. Io non ho capito bene come funziona, se lui si carica a priori, oppure c'è un modo per evitare che si carichi con l'insetto. Lo devi colpire sulla testa. Picchiandolo lo spegni. Picchiandolo soprattutto alla testa. Insomma, quello che non sto facendo perché la testa ce l'ha dentro il muro, tipo. Ok, sta arrivando. Non so perché si era bloccato. No. Io l'ultimo Zinogre che ho fatto temprato, c'avevo 3 amici con l'acqua shot. Niente, non credo ci serva da dire altro. Povero Zinogre. Poi quanti attacco? Leggo dopo, Iago, arrivo. Ce l'ho fatta ad arrivare, amici. Amici con la Y. Sì. Se con il martello lo si riesce a levare abbastanza bene la roba. Oppala. Vai, parti lotte a stecca. Oddio. Ok, si è caricato. Occhio. Anch'io ho questa brutta impressione. Aia, mi ha fatto malissimo. Ma che fa? Salti fa? Ma che è? È un wrestler. È un lupacchione inverna. Aspetta che mi metto full, altrimenti mi sa che la prossima volta che mi becca la fine. Non posso bloccare. Va bene. Credo che stia facendo l'attacco più brutto che può fare. No, non è vero. Aspetta che voglio guardare un po'. Ma che bel verso che fa! Tipo un Nel Portable Third c'è lui, caccia praticamente degli uccelloni sono giganti. Sono stonata, aiuto. Ed è bellissimo come caccia questi uccelloni giganti. Anche e si dice che l'urlo dello Zinogre sia presagio di casini, soprattutto perché sbuca la Matsu quando grida. Ah, scusa, vai. Ah,
E la coda va via. Prima o poi succederà. No, ci cioè stiamo beccando solo quella. Cosa sta facendo? Ah, ok. Bravo, Zino. Guardate dietro di mettere geologo 1, cavolo. Dov'è? Dove sta saltando? Ok. Tanto. Si è spento. È bellissimo il suo verso. Bellissimo. Sì. Ma poi lui è stato il primo messo come, tra virgolette, anello di congiunzione tra i Wyvern e i Pelagus. Perché i Pelagus sono quelli simil mammiferi, i Wyvern sono i simil rettili. E lui è stato il primo mostro inserito come sorta di anello di congiunzione tra i due. Riuscite a lanciarlo? Aspetta, ci provo io. Non in questo momento. Adesso. Vado. Se mi lascia andare, credo. Ha fatto la piroetta. La visuale di sta cosa mi sta intrippando. No! Cazzo. Perché mi sono staccata? Mi sono attaccato alla coda. Vabbè, io corro. Do un po' di polvere e vita a tutti. Con cosa io ho staccato? Io l'ho tagliata con un bacello perforante. La coda. Sì. Aia. Aspetta che volevo provare a lanciarlo. Culo. No. No. Ora vai a dritto. Bene, spaccata la testa completamente. La schiena si poteva spaccare, eh? Mi sembra di sì. No, la schiena quando cade poi tira di fuori gli insetti. Chi è che mi ha fatto esplodere? Quello me lo ricordavo dai vecchi dal Portable Third. Ecco, questa è la mossa più di merda che può fare, perché è sciotta, praticamente. Soprattutto se hai bassa resistenza al tuono. Che tipo sarò io, immagino. Ma anch'io non scherzo con resistenza al tuono, c'ho tipo meno 4. Ma che belle mosse che fa... Cioè, da ricevere non credo che siano belle, però insomma... No. Oh no. Cazzo. Vorrei curarmi, grazie. Ok. Grazie. Questo è un onzinogre molto coccoloso che vuole dare tanti abbracci a un sacco di persone. Sono stunnata, aiuto. Sono stunnata. Ora non più. Ho tutto il delirio che sta succedendo, credo lo stun sia il minore dei problemi. Attenta, ti va addosso. Sto tentando di curarmi. Ecco. Parte del mio piano. Il mio piano malefico. Oh, che cazzo! Ma cosa hai fatto? Perché? Ma perché sei soldato lassù? È perché aveva le mie bombe in faccia. Dai, basta! Chi è che mi fa esplodere? Basta! In questo caso credo sia Dennis. Forse sono i colpi. No, ma ce l'ho solo con Alex io. Non con qualcun altro. Ehi, Alex, è tutta colpa tua. Ti dirò. Ti dirò, Iago, sui denti non fa tanto bene. Poi. No! Ok, sono vivo. Non ci credo, mi è venuto un counter. Non mi è venuto stavolta, che era telefonatissimo, cavolo. Il problema non è quello che devono venire adesso, il problema è che dovranno venire su Genichiro i counter. Non mettere il coltello nella piaga. Dove stai su Sekiro? Sono ferma a Genichiro. Il ma caro lo trovi la prima volta. Il caro Genichiro. Il caro Genichiro. Sì, quella volta lì. Okay. Ah, perché lo trovi un'altra volta poi? Bello. Sono molto contenta. Spoiler. Che ho sempre cercato di evitare, ma non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, fa lo stesso, dai. Colpa mia. No, ma cioè, insomma.
Dai, il primo che trova una gemma cercando da questi mostri ottiene un pass gratis per Gardaland. Non si fanno un cazzo le gemme qui. Appunto. Dov'è la coda? Dov'è la coda? Dov'è la coda? Qua. La coda fosse scomparsa. No, è qua, qua. Tutti che il boss finale di... lo so. Mi... cos'è che è il boss finale di Sekiro? Il boss finale di Sekiro sono le cocò. Le cocò. Le cocò. Le galline. Sì, ma le cocò sono le galline di Sabà. Sì, ragazzi, è caduto un attimo di nuovo la connessione. E cos'è inciampato? È inciampato. Cosa è inciampata? Cioè... battute da 12 anni. Esatto. Allora, voi volete fare qualcos'altro? Oppure ci fermiamo? Bella. Ci fermiamo qui. No, che volete. Io se volete l'ultima me la faccio poi. Ma da, facciamo l'ultima, dai. Facciamo l'ultima poi. Cosa facciamo? Ho preso lo share. Vediamo. Dovevo vedere se... No, ma ti compare già qua se hai preso lo share. Non credo, di solito la notifica ti arriva quando arrivi in città. Dici? Allora andiamo in città un attimino e poi al massimo. No, veramente? Dai, allora lo facciamo. Dai. E poi tutti sulla fottuta testa. Scusate la volgarità. Tutti sulla fottuta testa. Che bello. Sono contenta. No, è comparsa la missione dello Shara. Allora facciamo lo Shara di nuovo, Yag. E... ci dissociamo dalle teste dello Shara. No, sono molto contenta perché avrò un altro video da montare, da editare. Sono contentissima. Allora, secondo quello i colpi stavolta e non so come prima. E direi che torno ad andare di ghiaccio, perché adesso stavo facendo uno sfracasso di danni, infatti è morto super fast. Io vado con, anche io vado col ghiaccio, così lo distruggiamo. Lo hanno tolto? Cos'è che hanno tolto? Aspettate un attimo che io sto guardando... Ok. Però non mi puoi fare così Streamlabs, dai. Io che ti tratto sempre bene. Puntate sia alla testa, ma poi spaccatene una zampa per farlo cascare. Dipende quale zampa, ce n'è una in particolare. Davanti. Lo faccio cadere io. Hai messo tu la missione, Alex? Yes. Arrivo. Arrivo. Lisa, ma te hai mai visto la Biz, no, com'era? Sì, Biz a Joan Adventure, una cosa del genere, quello lì di... con il gatto di col gatto che c'era tipo la roba di JoJo. Da una settimana che hanno tolto gli eventi hanno messo la rotazione vecchia. Ah no, voi parlate di cose che io non conosco, probabilmente gli altri lo sanno che cosa, ma io sì, purtroppo... prima te lo sciaranno negli eventi. Negli eventi. C'è. Allora, festival che poi dopo è tutto disponibile. Ok, io sono pronta comunque. Sono pronto pure io. Ma comunque, prima quando hai accennato la roba Disney, a me mi è venuto un flash che mi è ritornato in mente. Il film di animazione, quello su Atlantide. No, quello è uno dei film più belli e più sottovalutati di sempre. Ma è bellissimo. Ma io lo vedevo da piccolo, era bellissimo. Cioè, ti manca a skippare? Forse io, no. Perché stavo guardando cosa faceva Streamlabs. Ok. Oh no. Ci ha assordati tutti. Sta gridando. Ma poi è fantastico come il mostrante devi avere un'armatura specifica per avere il tappo per gli orecchi. Tappo per le orecchie. E oltretutto, cioè, vogliono 5 slot per cavallo. Allora dai che ce la faccio. Scusate, l'ho lanciato qua, ma perché era lì. Ok.
quanto danno gli fai con l'elementale di ghiaccio? Qualcosa, secondo te? Quando l'armatura non tanto. Quando l'armatura non gli fai chissà che cosa. No, in realtà gli faccio abbastanza, secondo me gli faccio tipo 200 con ogni munizione. Cioè, fai conto che io con le duals arrivo con i colpi, qua con i colpi massimi arrivo a fare anche 50-60, anche 92 ad esempio. E con le duals è tipo... Da 45-48 più un sacco di colpi da 22. Portiamolo qua dalla barriera così lo facciamo cadere là. Aspetta un momento, ci è rotto lo sciame. Non so nemmeno se ci arriva ad andarci senza andare in rage. Vabbè, c'è andato alla fine. C'è andato da solo. Ah no, si è spostato dall'altra parte, vabbè. È stato qua. Abbastanza vicino però. Deve andare qua. Io. Forza. Vieni, caro. Sciarino. Vieni. Bisogna fare tipo i mici. Non lo so fare però. Ha un momento di... Di defiance. Intertest. Cosa sta facendo? No, andava sottoterra. Dai. Che... No. Quando fa così... diventa tutto sabbia. No, tra l'altro mi fa sprofondare, che io non sono capace. Cosa fai? No, ho scoperto la cosa più bella di sempre. Cosa hai scoperto? Che se mi metto dietro a... Ma ha un attimo di defiance? Sì, è un attimo stordito. Sta malissimo. Se mi metto tipo dietro, lui mi porta con me mentre faccio le combo. Oh no, sta salendo. No, aiuto. Oi. Aspetta, se sale proviamo a lanciarlo. Dove me... No, cazzo, è lontano. È un po' lontano. Aspetta. Dove vai? Sciarino. No, ok, a posto. Vado. No. Lo lanci te, Alex, o lo lancio io? Bisogna attaccarsi dall'altra parte. Ah, cacchio. Vabbè. Però. Vai. Okay. No. Forza, ragazzi. Prova. No, non sei riuscito? Ma non ci credo. No, non lo girate! Guli, aspetta! È impossibile. Provo io. No, cacchio, Dio santo. Tu l'hai spostato da una parte, l'ho spostato dall'altra. Cazzo, che ci mette un casino a girarci. Cosa sta facendo? Riflette sugli errori della sua vita. Ah, allora. Tipo l'essere un drago anziano? Tipo stasera non avevo niente di meglio da fare. Che stare qua a farmi picchiare. Sì. Con le zampe davanti e le ali. Ok, io sono attaccato al quadro volo. Okay. Perché mi ha mandato sulle ali? Io ho... Vabbè. Io ho mirato alla testa. Alla testa. Sta ripensando al Vietnam. Ai... come si dice? Flashback del Vietnam. Sì. Palese. Beh, io cuoto. Ce l'ha con me. Smetti. Hai figliolo, se ti mettessi, se non fossi più in rage, magari ti lancerei anche.
No, no, non andare sotto. Ah, ok. Pensavo che andasse sotto. Ok. Ok. Ready tutti sulla testa. Ah, yeah. E io sono stupida che gli sto lì vicino, Dio santo. Ammazziamolo. No, 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 stavo scherzando. Non se la prenda, signor Sciale. Non se la prenda. Caso. Quella non è la testa, Lisa. Ehi, avete detto che se gli rompo una zampa cade? Ma lo butto giù io, così. Vai, tutti in coro. Ma che cavolo, però... Eccolo là. Ecco, bene. Anche questo. Ma io arrivo a 120, 121 di colpi. Di colpo. Anche. Okay. Mi devo curare. Se lo riusciamo no! a fa. Cacchio. Se lo riusciamo a far avvicinare qua, lo possiamo tirare a craniate. Arrivo. Prendo le pozioni, che tra l'altro mi ero dimenticata di. Dimentico sempre tutto. Alzheimer intensifies, ragazzi. È una palla quando ti distrugge le sue trappole. Perché non devi stare più vicino. Sennò le... come ci si avvicina, però, se no. Piano piano. Perché sono troppo scoppiato. Andato. Sei stato riconsumato dalle zampe. Non è mezzo alle ali, purtroppo. Arrivo. Che poi in Monster Hunter i draghi anziani sono le uniche creature che hanno sei arti. A parte i Senatown, eccetera, che ne hanno anche di più. Aiuto, 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 aiuto. Okay, ed è molto strano. Come cosa? Cioè, ma sta cosa non è giusta. Questa cosa non è fottutamente giusta. No, bello Denno che ti sei messo riportato. Dai. Minchia. Arrivo. Sono volato via. Ha aperto gli occhietti dolci. Vai, vale. Devo stare più attenta, cacchio. Mi sono stata... sopra mentre faceva sulla testa mentre faceva l'onda energetica. Ma perché? Ho fatto la stessa cavolata anch'io, però sono riuscito a schivare in qualche modo mentre lo stai facendo te. Ma ci stava un counter, porca boia. No. No, chi è che è morto? Mi ha stunnato. Cosa si chiama Tsukuyomi? Vabbè, la rifacciamo. Tanto è 8 minuti. La piastra molle vi serve? Io ne ho preso una, ma a me non so se mi serve la piastra molle. Io devo asciugare il controller che sto iniziando a sudarci sopra. Mannaggia me. Roba per fare la spada, non so. Mamma mia. No, non ce l'ho. No? Allora, le piastre molle sì, le ho finite. Mi manca la gemma dello Shara. No. Bisogna comunque rompere la testa, perché dalla scaglia della testa carviola o la... Con gli Shara che abbiamo ammazzato io ne ho presi tipo 4, dice. O la piastra molle o la gemma. Dammi quelle che hai trovato. Magari si potesse fare. Anche perché della roba dello Shara non me ne faccio niente, l'armatura non mi piace. Cioè, è carina, però non mi dà niente di utile. Io faccio il buono anche per mangiare. L'hai già messa la missione, Alex? No, adesso la metto. Allora, aspetta che intanto vado. Difensore 1. Cosa fa difensore 1? A volte riduci i danni subiti. O è meglio preso. Impedisce a diversi attacchi di farti cadere da parete. No, vabbè, questo me ne frega un tubo. Gourmet. Rimetto col buono. Ah, ok. Ok, ma io ho già mangiato. Mio Dio, che voce inquietante. Se qualcuno se la sente buona, metta il buono.
Ah, l'ha già fatto lui, l'ha messo dal buono. Mangiate per salvare. Non il buono per mangiare. Sì, il buono quello per avere... Sì, il buono le... per le missioni, per la missione. Quello intendo. L'avevo messo anche prima, ma abbiamo fallito in misura. È stata io colpa invece... tua. Io tendo a non metterlo mai, perché casomai faccio qualche cavolata. Non ci sono proprio abituato al fatto che esista il buono. Me lo dimentico. In questa maniera qua. Ci siamo, Alex. Chi è che sta continuando a volare? Probabilmente Alex invece di far partire la missione. Deve mettere ready ancora lui. Avevo messo pronto, me l'ho mosso per vedere che facevi. Vabbè, è tardi, Iago. Ti scusiamo per quello. Ti scusiamo. Allora, via, skip, skip. Here we go! Facciamolo avvicinare un po' di più alle zone dove... Sì, infatti. Andiamo di qua. Di qua, di qua, di qua. Tsukuyomi è l'animale raro che trovi al palo dello Ptero Wyvern qualche volta. Non ho presente. Ah, capito. Ma quindi non posso capire. Shara, girati. Ah. No, sta contemplando l'universo. No, voi ci avete i proiettili per buttare. Sì, io sì. Vai. A dritto proprio. A mozzo. Dicevo che sbagliava. Avrei tirato un nome. Mi sembra di essere nella seconda guerra mondiale. Grandi. Qual è l'altra zona? Ah, è sempre lì. Ma... Ah, cavolo. No. Perché sennò andava in rage. Ma ci sono delle altre cose da tirarli? Aspetta. È rage. E chi l'ha visto? Io stavo guardando se c'erano dei proiettili in terra. Sì, ce n'è uno là. Oh no. Dai, dai, Sharino, cosa c'hai? Ti abbiamo fatto la bua, Sharino. Ho visto dei pezzi di roccia piovermi in testa. Aia, porca miseria. No, 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 no. Hai finito? Sembra di no. Oh, questa mossa è identica ad Amigdala di Bloodborne. Vero. Questa cosa con le mani che le caccia giù. Mio Dio. Solo che a differenza di Amigdala non si strappa le braccia. Esatto. Cioè, Amigdala c'è quel momento che dici, oh well, si è appena cavata delle braccia. Beh, più o meno, dai. Ti male con tipo... Sì, no. Io te la farò vedere, Alex. È impressionante. La vedrò, sì. Amigdala è uno dei miei boss preferiti di Bloodborne. Mi piace tantissimo. Ok, no. Best boss di tutti i Souls, Priscilla. Non riesco. Sì, vabbè, Priscilla solo perché è fluffy ed è carina. Sì. E perché può darsi che fine di set senza... No, senza io... qualcosa. Io ci sono rimasta di merda quando si è staccata le braccia, perché ho detto perché?
Ma se io provassi a fare una cosa del genere, dite che ci arriva? No, secondo me no. No, anche perché l'ho direzionata malissimo. Però ora è molto più vicino. Adesso sì. Se avete qualche proiettilone, lo possiamo lanciare aspetta. Da sopra. Se non segue me. Vai. Vai, lancia. Ehi, non me lo fa lanciare. Poi. Cacchio. No, 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 no. Hai spinto il tasto, ma devi girarlo un'altra volta. No, ma lo stavo girando, non girava. Allora perché. Ho avuto giù. Grande. No, allora, la battaglia di Amygdala ti sembra di non avere spazio dove andare la prima volta che la fai. Poi quando quando la fai nel calice, maledetto, che non hai lo spazio per farla. Lì lì dopo capisci come fare. La ammassi in 2 secondi. Qual è il mostro, cioè il boss più infame che hai beccato nei Chalice? Ma io ne ho fatti pochi, ho fatto solo quelli legati alla storia. Per quelli che hai beccato, ovviamente. La bestia, quella che sembra. Che sembra i coccodrilli là di Sullivan, di Dark Souls 3. Mamma mia. Come si chiama? Quella. Cioè, la devi fare perfetta per non morire. Perfetta. Sì. Però Amygdala sembra difficilissima. Quando la fai nel calice invece ti sembra una cazzata. Se impari a farla lì dopo. Un popular opinion, sarà che ero abituato già con Monster Hunter eccetera, ma io ho svariati mostri che la gente dice sono impossibili, sono infattibili, ti bloccano la telecamera, e l'ho fatto in maniera estremamente semplice. Ma perché sai cosa? Secondo me in Monster Hunter sei già abituato al fatto che non puoi triggerare e mantenere il trigger sul sì, nemico qua. Quindi secondo me uno ci arriva che è più facilitato se ha fatto prima Monster Hunter o giochi simili. Sì, ma poi in Monster Hunter, io da Monster Hunter sono sempre stato abituato a non mettere il lock sui nemici, cioè di non stare col lock fisso sul nemico e guardare solo lui. Invece io faccio molta fatica, per esempio. Se non metto il lock faccio fatica. Perché ad esempio io l'unica creatura con cui ho messo il lock è stato quando ho fatto la Dancer a livello tipo 12, perché volevo andare a complicarmi l'esistenza. No. Ero nella sabbia. No. Però. Oh, dai. Grande. Avete fatto cadere. Cadi. Sì. Il problema è che quello mi sa che non è danno. Il problema è che no, è Brietas. Sì, infatti oddio, secondo me Monster Hunter ti insegna molto bene da quel punto di vista. No, Ebrietas io... Mi si è staccata la testa, Yes. Ebrietas io la prima volta che l'ho fatta pensavo che sarei crepata subito. E io raramente faccio dei mostri o dei boss alla first try. Ebrietas la prima volta che l'ho fatta l'ho sbragata. Infatti ci sono rimasta stranita. Lisa, vieni. Qua c'è lo scalpo del. Dove? Dello sciarino. Dove? Qui dove ci sono io. Ma prendetelo dopo. No, lo prendiamo dopo. Prendiamo dopo. Vabbè, ma può darsi che despawna. Io ho sempre questo timore. No. Io c'ho sempre quello come timore. Mo despawna. Aspetta, scusatemi, che devo. Aia. Ti dirò, io dipende. In Bloodborne anch'io faccio così, che ogni tanto tolgo il lock. Però in Dark Souls non ce la faccio. In Dark Souls se non sto lockata in continuazione non ce la faccio. In Bloodborne invece vado più tranquilla. In Bloodborne mi sono sempre trovata molto meglio nel combattimento. Ma perché Bloodborne è anche più cattivo rispetto a Dark Souls, cioè con le meccaniche maledetto. Che ha, con le meccaniche che ha, che recuperi la vita se se colpisci il nemico. Vai, sciarino, avvicinati. A cosa? Stavo scendendo, stavo a prendersi tutta la trappola bellissima in testa. Yeah, grande.
Ma Trappola è un po' lontana da qui. No, anche la balia di Mergo. Io veramente i boss di alcuni boss di Bloodborne li ho fatti al first try e ci sono rimasta di merda. Perché pensavo, non ce l'ha. Al contrario, tipo coso, come si chiama? Come si chiama quello che ha la gabbia in testa? Ah, quello che segui dentro la libreria. Sì, vabbè. Madonna d'un Dio. Non mi ricordo. Ma lui è talmente scemo. No, 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 allora, lui è un boss affascinantissimo. È un boss affascinantissimo. Però, ragazzi. Sì, lo vado a prendere. Però, ragazzi. Cioè... Non è proprio il personaggio che è scemo. Allora, la cosa più brutta è questa. Che lui potrebbe svelarti effettivamente tutto. Tutto. Quello che sta succedendo. E non te lo dice. Non te lo dice perché è pazzo. Chiaramente. Lui è quello della lui è Menzies, quello della sì, di Menzies. Esatto, aspetta, come si chiama? Non l'ho trovato. Non l'ho trovata la gemma comunque. Sì che hai trovato la gemma. No, mi ha dato. No, anche solo prendendo gli scalpi. Ok, non te la fa vedere. Ok, grande. Anche la piastra. Bene, bene, bene. Allora, no, cosa stavo dicendo? Lui la cosa brutta qual è? Che ti devi fare quel combattimento rincollo nella libreria eccetera eccetera, poi quando va nella zona finale che ti devi buttare giù, lui fa chiamata dall'aldilà, che è quella che, come si chiama quella quella che fa i burattini, l'incantesimo arcana, adesso non mi viene in mente come si dice, quello che ti fa vedere il cosmo, quello che ti quello okay. ti apre in due, ti apre si in due, fa un danno allucinante, però come boss è molto interessante come roba, secondo me però dovrà essere messo un po' meglio come diamante, perché se tu prendi e vai in maniera iperaggressiva in una tot maniera lo vedi Alex che non l'ho trovata la gemma, non me l'ha mica data. Mi sembra no, che anche la piastra molle fa l'animazione quella, sì la piastra molle fa la stessa animazione, no, perché te lo confermo, ne ho prese due, c'è l'animazione sì che anche l'ho presa che scalchi e fai tipo una gemma e poi c'è quella dove scava che dovrebbe essere invece, cioè che scusa, che è la piastra e poi invece c'è quella in cui scava più a fondo. No, no, entrambe. Oddio, ho trovato qualcosa di bellissimo e ti ho trovato la piastra molle invece. No, è comunque ottimo perché serve per fare tipo tutte le armi. Sì, sì, no. Sì. Beh, peccato perché se avessi trovato la gemma l'avrei potuta fare già adesso. Puoi usare i buoni. Posso usare i buoni? Il buono Wyvern oro. Vai dall'alchimista a vedere se ne hai. Vediamo, vediamo. Vai. Dall'alchimista. Sì, è l'unica cosa che non mi è piaciuta è quella di... Adesso non mi ricordo il nome, però a me piace tantissimo quel personaggio. È un po' rognosa come, come boss fight, ma mi piace come personaggio. Si chiama il tizio dell'incubo. Perché mi viene in mente il, come lo chiamano in inglese, Lost of the... Lost of the Nightmare. Sì, una cosa del genere. Allora. Ma lo farai mai l'incarico speciale di Geralt di Rivia? Prima o poi lo farò. Dove devo guardare, Alex? Fondi oggetti. Allora, fondi oggetti. È in fondo? Vai avanti. Ragazzi, io però mi sa che adesso vi saluto. Sì, sì, non ti volevamo trattenere troppo se devi... Tranquilli. Grazie tantissimo per esserti unito. Se ci saranno anche delle altre occasioni, più che volentieri, anzi. Abbiamo appena cominciato, quindi... Quando volete. Grazie. Tanto io alla sera ci sono più o meno sempre, quindi non è un problema. Va bene. Allora, buonanotte. Grazie. Ragazzi, buonanotte. 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 Ciao, ciao. Ciao, Dennis. Allora, devo cercare... Avanti. Sto guardando. Sono in fondo. Queste sono le gemme ai granchi. Sono quelle... Ok. No, troppo avanti. Questo. Sharish Val da 500 punti. No, ti serve la stampa celeste, non ce ne hai. Ok. Volete provare a farne un ultimo? Io non ce l'ho più. Vediamo se ce l'ho. Io. Io non credo di avercelo. Anche perché ti compare proprio in alto. Sì, tipo ma non ci ho fatto caso se mi è comparso oppure no.
Ma credo rimanga un po' anche mentre ti stai a fare tutte le missioni come avvertimento, c'è l'allerta. Poi non lo so, né tu più controlla, la Se sedi non ce proprio l'abbiamo, pazienza. là. È 1:20 di notte. Ciao, può darsi che sbarbolo qualcosa. Allora, vediamo. No, mi sono sbagliato, tra l'altro. Ah, missione. No, mi sa di no. No, no. Niente. Peccato. Lo sciala lo salutiamo. Vabbè, Vabbè, intanto ho tutte le piastre molli. Che vanno bene. Manca solo la gemma. è andata abbastanza bene, sta roba. Siamo riusciti per la prima volta a spaccargli la testa e hai scoperto il grande arcano dietro, The Guiding Lens. Infatti sono contenta anche perché adesso sì, ci sarà. Cosa stai facendo? Fai come Sobacco nella sua live che correva, non la smetteva più, le ha detto di smettere di correre perché stava vomitando la gente. Va bene. Allora io direi che finiamo qui, mettiamoci in una posizione di saluto tutti quanti. Ce la facciamo? Ce l'ho l'animazione, ce l'ho la pose del Oh, saluto. mi devo mettere una posa bella. Ah, ma io volevo salutare, basta. Allora, aspetta, vediamo se ce l'ho. No, aspetta, devo mettermi un po' meglio. Vediamo se ce l'ho. Applaudi, siediti, vantati. No. Questa saluto. Ok, io saluto. Va No, bene. invertito. Allora, ringrazio tutti quelli che hanno guardato, ringrazio tutti quelli che hanno commentato, grazie che hai messo il follow. E niente. Questa è stata la seconda delle sessioni di farming che abbiamo inaugurato proprio l'altra sera. E chi vuole le prossime volte si può aggiungere senza problemi, anzi, noi siamo solo contenti. E niente, per le prossime live vi aggiornerò. Se mi seguite sui social, sicuramente lo scrivo. Io poco prima di andare in live, comunque quelle che programmo le scrivo sempre. Grazie a Guglielmo anche per stasera per essere stato con noi. Mi dispiace che Dennis sia andato via prima dei saluti, ma vabbè. Cioè che vi ringrazio per la serata. Grazie, grazie. E poi niente, ci rivediamo le prossime volte. Ciao anche a te, Iago. Buonanotte a tutti.